Allora, procediamo all'appello. Riccio Salvatore. Presente. Piccoli Giovannino. Viscusi Valerio. Sente giustificato. Iannotta Domenico. Presente. Iannotta Angelina. Presente. Pollastro Giovanni. Meccarello Nunzia. Cervo Alfonso. Presente. Buzzo Anna. Presente. Izzo Nicola. Iannotta Michele. Presente. Augliese Ines. Valentino Carmine. Presente. Fusco Giannetta. Lombardi Renato. Vene Nicoletta. Presente. Iannotta Luciano. Okay. Bene, constatato il numero legale, la seduta è aperta. Buonasera a tutti voi, grazie a tutti i colleghi consiglieri e consentitemi di ringraziare la presenza delle forze dell'ordine, del maresciallo comandante della stazione locale di Carabinieri Verdicchio, il comandante della Polizia Municipale. E voglio giustificare anche le assenze dei consiglieri lombardi e degli assessori Valerio Viscusi e Giovanni Pollastro. Voglio inviare loro, a nome dell'intero consesso, un caro saluto e di presta guarigione affinché possano essere tra noi nel più breve tempo possibile, essendo loro obbligati ad una quarantena obbligatoria. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno relativi. Prego. Prego, consigliere Valentino. Prego. Sì. Buonasera innanzitutto. Vi è all'attenzione del Presidente depositato un fascicolo con all'oggetto la questione pregiudiziale e sospensiva ai sensi dell'articolo 39 del regolamento comunale ai punti scritti dal numero 1 al numero 9 odierno. Egregio Presidente del Consiglio Comunale, in via preliminare, il saluto va a tutti il Consiglio Comunale, i consiglieri scriventi Giannetta Fusco, Carmine Valentino, Renato Lombardi, Luciano Iannotto e Nicoletta Vene propongono formale pregiudiziale e sospensiva ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39, commi 1 e 2 del vigente regolamento comunale. In relazione ai punti scritti all'ordine del giorno dal numero 1 al numero 9 dell'odierna sessione consiliare per le seguenti motivazioni di diritto: a formale violazione all'articolo 20,1 del regolamento del Consiglio Comunale, il quale espressamente prevede, e leggo, il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto di gestione del Comune. Orbene, nel caso di specie, pur essendo il Consiglio Comunale convocato per l'approvazione del bilancio preventivo, è stato convocato in via straordinaria, anziché in via ordinaria, violando gravemente la disposizione legislativa sopra richiamata. B. Formale violazione all'articolo 20,2 del regolamento del Consiglio Comunale. Tutti i punti iscritti all'ordine del giorno delle sessioni ordinarie seguono quelli relativi all'approvazione del bilancio e del rendiconto di gestione. Nel caso del quo, invece, l'approvazione del bilancio è relegata al punto numero 9 dell'ordine del giorno, con conseguente grave violazione della norme regolamentari e legislative sottese al corretto funzionamento dell'organo consiliare. C. Formale violazione all'articolo 25,4 del vigente regolamento di contabilità armonizzato del Comune di Sant'Agata dei Goti, approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 66 del 28 ottobre del 2019, secondo il quale, viene così scritto, viene disposto il deposito degli atti da comunicarsi ai consiglieri comunali secondo le modalità telematiche per un periodo non inferiore a 15 giorni. Nel caso in esame, come già segnalato con varie note a mezzo PEC,
che si abbiano qui integralmente trascritte e riportate, costituendone parte integrante, riferite tutte anche le varie sottolineate eccezioni e ritualità procedimentali già formalizzate in date antecedenti alla data odierna dai consiglieri sottoscrittori del presente, il termine perentorio di cui all'articolo 25, comma 4 del regolamento di contabilità armonizzata è stato violato, essendo stati posti a disposizione dei consiglieri comunali i documenti relativi al bilancio solo in data 6 novembre 2020, con l'odierno consiglio comunale convocato per il giorno 18 novembre 2020. Di formale violazione all'articolo 24, comma 4 del vigente regolamento di contabilità armonizzato del Comune di Sant'Agata dei Goti, approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 66 del 28/10/2019, secondo il quale viene disposto il deposito degli atti da comunicarsi ai consiglieri secondo modalità telematiche per un periodo non inferiore a 15 giorni. Le comunicazioni telematiche non sono state operate ai consiglieri comunali, violando gravemente il diritto all'informativa e alla possibilità di poter svolgere la funzione di consigliere comunale in ossequio alle prerogative allo stesso conferite per legge. Con la presente, pertanto, i consiglieri comunali appartenenti ai gruppi del Partito Democratico e dei Goti propongono formale pregiudiziale sospensiva ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39, comma 1, 2 e 3 del vigente regolamento comunale, precisando ai sensi del comma 1 la questione pregiudiziale determini la non discussione dei punti, avendone precisato le motivazioni del loro ritiro delle proposte di deliberazione, la questione sospensiva determini la richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza per le motivazioni precisate, chiedendo la discussione, votazione e conseguenti determinazione. La presente pregiudiziale e sospensiva al Presidente del Consiglio non solo ha allegati tutta la documentazione già prima di tutti evidenziata a chi di dovere, va ancora di più sottolineato che, così come è avvenuto con formale accesso agli atti, in relazione proprio al bilancio di previsione, lo stesso aveva un termine datoci dal decreto del 1 ottobre 2020 dell'approvato ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato in 30 giorni successivi. Ebbene, i 30 giorni vanno dalla data di notifica, così come avvenuta, al mezzo del prefetto di Benevento, che trasmetteva con valore di notifica acquisito al protocollo il 13/10/2020, protocollo numero 215334, risultando non essere adempiuti i termini obbligatori previsti dall'articolo 5 dello stesso decreto approvato dal Ministero degli Interni. Ripeto, la comunicazione Sua Eccellenza il prefetto aveva tutti gli effetti validità e ha, nell'indicata nel testo, valore di notifica. La presente questione pregiudiziale sospensiva, così come illustrata, è dettagliatamente con gli allegati riportati che ne fanno parte integrante e sostanziale, è messa all'attenzione del Presidente del Consiglio Comunale e a tutti i consiglieri comunali. Grazie Presidente. Grazie. Riteniamo assolutamente da dover respingere, in quanto trattasi di una seduta straordinaria, in quanto stiamo approvando un bilancio che si riferisce ad una situazione straordinaria. Non lo diciamo noi, lo dice il decreto che ci ha trasferito tramite la Prefettura di Benevento il Ministero degli Interni, il quale all'articolo 5 cita testualmente: è fatto obbligo al Comune di Sant'Agata dei Goti, Benevento, di deliberare entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione 2019-2021. La data di notifica da parte del segretario precedente Terracciano al revisore e al sindaco è datata 22/10/2020, per cui noi abbiamo ritenuto opportuno, per stare di 30 giorni, convocare il Consiglio proprio per stare nei termini dettati dal decreto del Ministero degli Interni. Ciò premesso, credo che
che questa presidenza non debba aggiungere altro, fermo restando che siamo a disposizione nel merito dell'intera documentazione per ogni qualsivoglia giustificazione o informazione, dando per scontata anche la disponibilità degli uffici tecnici e per esso del segretario comunale. Questa è la documentazione in nostro possesso a cui ci siamo attenuti, per cui ovviamente vengono superati di fatto gli altri 15 giorni a cui lei opportunamente in via ordinaria, così com'è in via ordinaria, faceva riferimento. No, ma è chiarissimo. No, è vero. Scusami, è chiarissima la posizione di Valentina. Noi non la pensiamo diversamente. Noi la pensiamo come... Andiamo a mettere in ordine la pregiudiziale. Anche la possibilità, ovviamente... Ognuno poi fa vedere... Quindi, per noi la questione è da considerarsi chiusa e dobbiamo soltanto procedere. Fermo restando, se ci sono informazioni di altri ordini più tecnici, l'ufficio è a disposizione, oppure se c'è una domanda più tecnica al segretario, sta qua. Però l'unica cosa che non possiamo fare è sì, prego. E la gravità della dichiarazione del primo cittadino che dice noi la pensiamo diversamente, non credo che provvedimenti regolamentari statutari siano per noi i provvedimenti di legge superano quelli regolamentari, siccome è prevista da una norma l'approvazione di quella il rispettoso rispetto alle norme che rendono molto spesso, anzi nella pubblica amministrazione, lei dovrebbe insegnarci, potrebbero inficiare la validità degli atti che ponete in essere. Quindi ce ne facciamo carico. Assumete le responsabilità, certo. Hai pienamente ragione. Solo a sottolineare che la nota inviata dal prefetto in data 13 di ottobre, protocollo 15.334. È del prefetto. Con il prodo. Di notifica, il aspetta, ha valore di notifica? Sì, no, per me non no. Ha valore di notifica per perché no. La segretaria ce l'ha notificato. Noi abbiamo la nostra notifica. E questa nota con valore di notifica di Sua Eccellenza il prefetto prodotto in data 13.10. Non è la data di ricezione. L'ha notificata alla segretaria. No, è una nota a parte. A me non mi è stata mai notificata. Il 13 con valore di notifica indicata nella nota. Per lei non ha validità di notifica. Noi allora, ci siamo attenuti ai suggerimenti tecnici della segretaria di allora, quindi non abbiamo. Scusate, consigliere Valentino, abbiamo capito qual è la situazione. L'abbiamo. Presidente, posso continuare? Fino a quando? Non so, lei fa anche presente al Consiglio. Ma ogni volta si replica su queste questioni. Sì, chiedo scusa, facciamolo finire così possiamo continuare, prego. Vabbè. Con valore di notifica mi è stato riferito che non è ritenuta tale. Bene, io credo soltanto che vada messa a verbale questa notizia che ritengo essere importante. Beh. Sottolineo solo un aspetto, Presidente, che i termini regolamentari statutari non è che vanno in deroga. Il bilancio di previsione andava celebrato nel 30° giorno dal 13 di ottobre, ai sensi dell'articolo 5. Così come citato nel decreto ministeriale. Non ha Marici, ma scusa, la data segretaria. Non lo diciamo noi, lo ha. Con il mio intervento allegato al Consiglio. Tanto ci stanno di vista là, quindi lasciamo aperto. Allora. Va bene. Allora no, è la stessa. Allora ripeto, questa comunicazione è stata mandata al comune ed è stata acquisita dal segretario comunale. Il segretario comunale dopo 9 giorni ce l'ha, me l'ha notificata. E successivamente è stata trasferita al prefetto ed è stata notificata a me e al revisore in data 22 ottobre. Io ho firmato per notifica questa nota in data 22 ottobre. Questo. Atteso che abbiamo 30 giorni dalla data di quando ci è stato notificato il provvedimento di bilancio stabilmente equilibrato, abbiamo ritenuto di rispettare le norme previste da legge per l'approvazione date dal Ministero, abbiamo ritenuto di fare questo e ci assumiamo le responsabilità. Punto. Lei si assume le sue e noi le nostre. Dalla sera. Perfetto. Dalla sera. L'unica cosa è una copia, quindi... Non c'è problema. Lo possiamo fare pure domani mattina. Non ti preoccupare. Una copia dove non ho semplicemente evidente questo, Presidente. 13
la nota trasmessa con validità di notifica a chi è stata trasmessa. È stata trasmessa alla segretaria comunale che... E allora non ci serviva la notifica. E allora non ci serviva la notifica. Dire... Allora è errata la notifica fatta il segretario. Con validità di notifica. Ma a chi è andata? Voi potete dire cose diverse. No, io non dico. Io parlo di notifiche nostre. Perché non è indirizzata al sindaco quello. Ma a me non mi è mai stata, non mi è arrivata. Vabbè. Ma c'è una regolare notifica ufficiale, quindi per noi vale quello che ha fatto l'organo tecnico. Comunque non dobbiamo fare, scusami, non dobbiamo fare sempre dibattito. Lei ha fatto una sua affermazione, io ho fatto la mia, andremo nelle sedi opportune a vedere chi ha ragione. Quindi non è che dobbiamo sempre discutere della stessa cosa. Assolutamente. È chiuso l'argomento. Ma come si può permettere? No, lei non si può permettere. Passiamo di continuare a parlare. Consigliere Valentini, la discussione è chiusa, la prego, per cui poi possiamo procedere in altra sede. È quello che doveva... Sta scrivendo il segretario, non si preoccupa. È tutta... Ma certamente non possiamo cambiare gli atti, quindi non è un problema. Non esiste il problema. No, per noi gli atti sono quelli che ci ha sottoposto il segretario comunale e ha notificato con tante notifiche. Per noi quello che va. Passiamo al primo punto, all'ordine. Dobbiamo votare la pregiudiziale. Va bene, allora dobbiamo mettere ai voti la pregiudiziale di rinvio per questa motivazione. Va bene, metti in votazione. Perfetto. Sulla proposta formulata dal consigliere Valentino, chi è favorevole alza la mano. Vuole intervenire di nuovo? Ho parlato già io. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Nessuno. 9-4. Chiuso la votazione sulla pregiudiziale posta dal consigliere Carmine Valentini, passiamo. La pregiudiziale che ha letto, sembra che ha letto il consigliere Valentini. Dove sta la pregiudiziale? Chi se l'ha presa? Io non lo so. Qual è la pregiudiziale? Ma dove sta? Io se l'avete inserita. No, io non l'ho inserita nessuna parte. L'hai preso tu la pregiudiziale che è andata a casa? No, non c'è toccato niente. Non so. Non c'è finire. E qua non c'è. E come non c'è sta? Io mi scombasso. Io non ho preso niente. Le sto per forza qua. Ecco. Prego. Ok, procediamo con l'approvazione. Vediamo pure. Mi date seguito io? No, votiamo di nuovo sulla sospensiva. A posto due questioni, una pregiudiziale e una sospensiva. Sulla stessa, su questo qua. Insieme. Per cui abbiamo votato sulla pregiudiziale, ma votiamo sulla sospensiva. Perfetto. Votiamo sempre inerente al stesso punto sulla sospensiva della questione posta dal consigliere Valentino. Così come formulato, chi è favorevole? 4, chi è contrario? 9. Ah, siamo 10. Ah, mancava prima. Allora 10 anche prima. 10. Ok. Allora passiamo al punto 1, l'ordine del giorno. Questa qua. No, te. Grazie.
Sto leggendo. Io non so. La leggiamo? Sì, sì. Posso illustrare? Prego. Prego. Mi esonero, mi aiuta. No, non è molto bene. La ringrazio per la parola. Egregi consiglieri, Presidente del Consiglio Comunale. L'oggetto di questa mozione d'ordine, ai sensi dell'articolo 37,1 del regolamento comunale approvato in data con delibera di Consiglio Comunale numero 12 del 23 marzo 2005, con la presente in via preliminare i consiglieri comunali Giannetta Fusco, Carmine Valentino, Renato Lombardi, Luciano Iannotta e Nicoletta Vena, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37,1 del regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 12 del 2015, chiedono l'inversione con l'iscrizione al primo punto dell'ordine del giorno dell'ultimo punto. E precisamente il punto numero 13 ad oggetto proposto allora, della piena valorizzazione e utilizzazione della struttura del presidio ospedaliero di Sant'Agata dei Goli, dall'Alfonso Maria dei Liguori, della ORL San Pio di Benevento in relazione all'emergenza sanitaria Covid-19, tanto anche in considerazione del fatto che tale argomento, che si ritiene essere da parte di tutti di estrema importanza e priorità, è stato oggetto di una specifica richiesta di convocazione del Consiglio Comunale, come da proposta dei sottoscrittori della presente, formalizzata il 26 ottobre 2020, senza effetti effetti dell'articolo 16 del vigente regolamento comunale, oltretutto già avanzata durante i lavori della conferenza dei capigruppo del 23 ottobre 2020, con gli stessi coglieri, chiedo scusa a tutti quanti noi ben noti. Per tali ragioni e motivazioni, anche per una questione di attenzione istituzionale doverosa su una problematica così rilevante, rammentando che in merito alla richiesta avanzata il 26 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 16,1 del citato regolamento di Consiglio Comunale, lo stesso recita, e leggo, 1. La richiesta di convocazione del Consiglio Comunale, sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati, ovvero dal sindaco, è indirizzata dal Presidente del Consiglio e comprende l'indicazione specifica di esaurienti argomenti da inserire nel programma dei lavori, ai sensi dell'articolo 39,2 del Decreto Legislativo 267/2002. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, decorrenti dall'acquisizione della richiesta del protocollo generale. Per motivi di urgenza, il Presidente del Consiglio prevede alla immediata convocazione del Consiglio, che noi chiedevamo poter celebrare addirittura in modo monotematico, dedicata ad una questione che è quella ospedaliera, legata ad un'emergenza, quella epidemiologica del Covid-19, di grande attenzione e rilevanza. Pertanto, la richiesta così come si è fatta prevede l'inversione dell'ordine del giorno da inserire al primo punto. Si chiede pertanto sottoporre tale inversione al Consiglio Comunale, così come dalla presente proposta. È inutile dire che stigmatizziamo anche comportamenti non confacenti, non solo ai regolamenti, ma anche al garbo istituzionale. Non è mai accaduto che la richiesta di un Consiglio Comunale, secondo regolamento, venisse celebrata e tenuto oltre i termini dei 20 giorni. Immagino che il Presidente su questo abbia avuto anche la volontà di volerlo fare. Noi stigmatizziamo però l'atteggiamento avuto nella capogruppo del 23 di ottobre 2020, dove qualcuno si è assunto la responsabilità di ritenere l'argomento non importante, visto anche la sottoscrizione e la posizione di molteplici sindaci della provincia, considerate le reiterate richieste, così come della proposta, visto anche l'intervento di Sua Eccellenza il Vescovo, che richiama tutte le istituzioni del territorio ad un'attenzione massima sul potenziamento dei presidi ospedalieri, tra cui Sant'Alfonso Maria dei Liguori, io ritengo doverosamente, ripeto, che questa inversione del punto all'ordine del giorno sia un atto quasi scontato. Lo rimetto al buon senso del Consiglio Comunale e alle valutazioni della Presidenza del Consiglio stesso. Grazie. Grazie, consigliere Valentino. Tengo solo a precisare un aspetto, che non c'è stata nessuna volontà
Consiglio non c'è stata, ribadisco, alcuna volontà mai in me di non voler convocare il Consiglio su quella richiesta nei termini di 20 giorni. Quando abbiamo discusso di questa convocazione era già in animo un'altra convocazione che abbiamo discusso per un altro ordine del giorno in quella conferenza di capigruppo, e l'unica cortesia, non abbiamo mai parlato di non tenere il Consiglio a seguito di quello, l'unica cortesia che ho chiesto è accettata, condivisa, tanto è vero che non c'è stata alcuna votazione, caro consigliere Valentino, in quella conferenza di capigruppo, la prego di ascoltare. Non c'è stata alcuna votazione in quella conferenza dei capigruppo, perché c'è stato, consigliere Valentino mi deve ascoltare adesso, mi deve ascoltare, e dal verbale non si evince che c'è stata una votazione, perché non c'è stata, il segretario era il notaio della riunione ed è presente, per cui l'unica cortesia, mi deve ascoltare però adesso, perché se fosse stato presente non avrebbe fatto questa missiva, assolutamente sì. E gliene do atto. La cortesia che ho chiesto, la cortesia che ho chiesto in quella conferenza è stata soltanto una. Mai discusso dei consiglio sì o consiglio no, quello di unificare, perché il segretario aveva difficoltà ad essere presente il giorno 13. Quando io sono venuto nella conferenza, mi ascolti? È chiaro, io parlo per dati di fatto, non per sentito dire. Sono venuto per convocare due consigli, uno per il 13 e uno per il 18. Il 13 che doveva essere il riferimento alla vostra messia. Il segretario mi disse, io ho qualche difficoltà, allora vediamo, se c'è l'assenso, il consenso e la condivisione di unificare, mi segua, lo facciamo. Se non c'è se avessimo proceduto ad una votazione, stai tranquillo, io avrei rivisto la mia posizione e obbligato il segretario a tenere il consiglio nei 20 giorni. Questi sono fatti e io lo giuro, perché così non mi sarei mai permesso. Ha avuto l'assenso, non il consenso, l'assenso a unificare. Ti dico di più, avevo io chiesto di mettere al primo punto all'ordine del giorno. Mi corresse il consigliere Vene, perché lei probabilmente ha più esperienza di me come presidente, non lo potete fare prima del bilancio, perché il bilancio ha priorità, poi lo mettiamo alla fine. In questo momento ti dico di più, se vogliamo fare la cosa, la possiamo decidere alla fine, la possiamo anche decidere per domani mattina, io sto qua, anche domani mattina facciamo un consiglio, ci aggiorniamo, sentimi Carmine, io non parlo per sentito dire o per bleffare, possiamo aggiornarci all'unanimità dei presenti e ognuno si farà carico anche per gli assenti per discutere domani mattina alle 10 in quest'aula in modo monotematico la questione che voi avete posto, a dimostrazione di tutte le cose dette. Chiaro? Chiaro? Ci dobbiamo fermare qua però. Poi la continuiamo la discussione. C'è un'altra? Però ti ho dato un elemento in più, ti puoi anche esprimere. Il 23 di ottobre avete tenuto una conferenza dei capigruppo. E quella è stata. Dove mi risulta. Carmine, ti voglio bene. Quello che ho detto è registrato. No. No. Te l'ho detto, ne abbiamo discusso nella conferenza di capigruppo, non c'è stata la votazione, no. Il 26 è una richiesta che è successiva al 23. Il 23 si è tentato di condividere la scelta di un consiglio comunale sull'ospedale. Sì, tanto è vero che l'abbiamo messa all'ordine del giorno. Abbiamo spostato. Carmina, se vogliamo discutere all'infinito, non te lo consento. Non ha partecipato. Come che? Io non ho partecipato, perché abbiamo fatto la votazione? Abbiamo fatto la votazione? Segretario, abbiamo fatto la votazione? Consigliere Valentino, lei non deve parlare perché era assente. Consigliere Valentino, non gli consente di dire baccianate. Non è stata fatta nessuna votazione. Il segretario è qui. E che ci sta scritto? Dici, leggilo. Io visto che io non l'ho letto. Allora, la capigruppo alla quale ho assistito io non c'è stata votazione. Voi avete
stato che avreste gradito un consiglio monotematico. Questo è il verbale, questo è il verbale. Forse l'originale non ci sta nemmeno ancora. Il capogruppo Fusco. Quello sarà un altro. Insiste sulla richiesta 18.57 di quale e questa qual è la cosa che non è oggetto di discussione, è un'altra come gruppo che abbiamo fatto, scusa, che abbiamo convocato, e questo tu non, ma io non ce l'ho l'originale, come c'è stata una votazione nella Camera dove il presidente del consiglio non ha preso parte. Consigliere Valentino, non c'è più tempo per discutere, ti puoi esprimere sulla mia proposta. Che cosa vogliamo fare? Vogliamo decidere alla fine o vogliamo decidere adesso? Che cosa vuoi decidere? Quello che ha deciso la capigruppo sta nel verbale e se... No, non ti consente. Contro all'iscrizione di un punto ad hoc sulla questione ospedale. La parola. Consigliere Valentino, non ha più la parola perché è scorretto ed è una scorrettezza istituzionale unica. Punto. Si sieda. Allega tutto quello che vuole. Lei vuole allegare tutto quello che vuole. Questo è il verbale. Questo è il verbale. Non l'ha ancora scritto. Firmato dal Presidente del Consiglio e del Sindaco, nei capigruppo dove c'è una votazione scritta in quel verbale, dove la maggioranza ha ritenuto non iscrivere il 23 nessun punto d'ordine del giorno, il 23. Ma per dire che noi siamo stati costretti, ma quello 23. A fare una richiesta formale di Consiglio Comunale, chiedo di allegare la votazione. Allora vogliamo fare strumentalizzazione? Non le accetto, basta. Non le accetto. Allega tutto quello che vuoi, no? Chiedo di allegare alla mozione la votazione che si è tenuta nei capigruppo. Ti faccio copia. Ma quello che ho fatto nei capigruppo è quello che ho dato io, quello che ha Brugliacci che ha fatto tu. Questa proposta della capigruppo ti ha convocato il 18. Quella è quella di prima. Ma questo consiglio abbiamo messo all'ordine del giorno il punto, non prima. Va bene. Questa è la regola. Allora volevo integrare la mozione d'ordine così come prodotta, allegare il verbale della conferenza di capigruppo che ho in copia del 23 ottobre. Allega pure quella della successiva, segretario, visto che questo consiglio l'abbiamo convocato con la successiva e non con quella capigruppo. Quella ha convocato un altro consiglio. No, non chiedo scusa. Stiamo in votazione, per cortesia. Qual era il punto questo qua? La mozione questo qua. Qual era il punto? Va bene. Al punto 1. La mozione è questa. Quale punto era? Questo qua. L'anticipazione, il punto sulla questione ospedaliera al primo punto. Chi è favorevole all'anticipazione del punto così come Prego. No, non, faccia la dichiarazione di voto. Intervieni sul punto. Perfetto. Prego. Perfetto, perfetto. È una raccomandazione. Quella è stata una raccomandazione, non una votazione, perché abbiamo deciso l'ordine del giorno insieme e lo sai bene perché mi hai suggerito di non metterlo al primo punto, contraddicendo la richiesta che sta facendo il consigliere Valentino stasera. Adesso si sta chiedendo un'altra cosa, ma anticipare al primo punto. Quello che io volevo fare e non me l'avete fatto fare quando abbiamo fatto l'ordine del giorno. Vabbè, sto scherzando. Sta il segretario là. Vabbè, ma stiamo scherzando. Faccia la dichiarazione, prego. Sì, fino a prova contraria, meno male. Prego. Assolutamente. Non c'è stata.
Ma il 23 non ha discusso questo consiglio. Però voglio sapere la dichiarazione di voto. E facciamolo domani mattina, e lo facciamo in automatico. Va bene, ho capito, vuoi fare la strumentalizzazione, procedi con le strumentalizzazioni, perché sono l'unico che potete fare. Scusa, ma a che titolo sta parlando lei, consigliere Valentino? A che titolo? Qua possiamo parlare tutto, a che titolo sta parlando? Lei sta facendo la dichiarazione di voto, a che titolo sta parlando? No, non può parlare più perché l'ha presentato, no, assolutamente. Posso replicare io come sindaco? Lei non può replicare, stia seduto, sì. E Molecchi il regolamento? No, lo dico. Consigliere Valentino, lei non può parlare a vuoto. Consigliere Valentino, lo statuto è... Ha fatto la... Lei, consigliere, lei la mozione... Però parla presidente, voglio bene. E perdo un po', parla per cortesia. Consigliere Valentino, non è consentito in quest'Aula a nessuno questo atteggiamento, né tantomeno a lei. Per cortesia, perché per due ordini di motivi. Primo, non ha la parola. Secondo, lei ha adempiuto al suo compito di presentazione della mozione. Adesso sta parlando sulla mozione, uno a favore ed uno contro, il consigliere Veri. Per cortesia, adesso... Assolutamente, questa è un'altra cosa. Però questo in quest'Aula... Ci vuole comportamento istituzionale, perché noi siamo operatori a servizio della nostra comunità. Punto. Adesso c'è la dichiarazione del consigliere Vede. Prego. No, io sono già l'ha fatto. L'ha fatto? Ok. Consigliere. Perché ce ne sta nata? Prego. Stiamo parlando dell'anticipazione del Consiglio al primo punto. Allora, come capo gruppo... Perché già dobbiamo discutere il punto, non è che non lo discutiamo. Ho partecipato a tutte le conferenze capigruppo che si sono svolte finora e credo per onestà intellettuale che vada detta la verità. Al primo Consiglio, quello di cui è stato prodotto il verbale alla Presidenza del Consiglio e vale a dire al Consiglio del 23... La sottoscritta si è presa la responsabilità di votare contro l'inserimento della discussione sull'ospedale al punto all'ordine del giorno. Ma perché? Perché la tematica non merita strumentalizzazioni e questo noi non lo consentiamo. In quella sede il sindaco ha espresso la volontà di interloquire con gli organi preposti per trattare la tematica dell'ospedale con la serietà e con la concretezza che merita. In quella sede il sindaco, e ho qui davanti a me il verbale, ma sicuramente è illustrato anche lì, aveva manifestato e palesato la volontà di trattare della tematica ospedaliera anche con un consiglio monotematico e ad hoc, laddove ci fossero le cose concrete da poter portare all'attenzione dei cittadini. Uno, ed è solo per questa ragione che, essendoci poi altre scadenze amministrative, abbiamo ritenuto in quella sede di votare contro l'inserimento della discussione dell'ospedale ai punti all'ordine del giorno. Laddove successivamente è stata avanzata formalmente da parte della minoranza una richiesta di convocazione del Consiglio sull'ospedale, la Presidenza del Consiglio, che è stata molto comprensiva, molto dialogica e molto aperta alle istanze della minoranza, ha chiesto in quella sede formalmente, lo ricordo io, in quella sede a verbalizzare che funge da notaio c'era il segretario comunale, ha chiesto alla minoranza di trattare il tema già al prossimo Consiglio, anche andando avanti, anche evitando un Consiglio monotematico per portare l'attenzione sul tema ospedaliero e per portare a conoscenza i cittadini tutti di quello che si sta facendo a livello amministrativo. E quando il Presidente del Consiglio, lo ricordo, sempre in maniera molto dialogica, molto comprensiva,
con un estremo favore nei confronti della minoranza stessa, chiedeva espressamente di trattare questa tematica, ma non come discussione, solo per mettere a conoscenza i cittadini di quel poco che si sta facendo, perché quello che si fa per la salute è sempre troppo poco. Ebbene, si è trovato di fronte un muro da parte della minoranza, e questo muro ha fatto ostracismo dicendo che non doveva essere inserito come punto all'ordine del giorno, o meglio, non doveva essere inserito come primo punto all'ordine. Io non l'ho interrotta, consigliera Bene, io non l'ho interrotta, mi faccia la cortesia di non interrompermi. Dunque dicevo, perché di queste strumentalizzazioni siamo stanche, dunque dicevo, questa Presidenza del Consiglio, senza metterla ai voti, con un favore e con la massima apertura possibile, ha deciso di trattare comunque questa tematica per fare in modo che i cittadini potessero essere messi a conoscenza di quello che si stava facendo. Si è strumentalizzata anche quella conferenza di capigruppi per fare le piazzate e per poi affermare che quello era stato posto come punto all'ordine del giorno, come ultimo punto all'ordine del giorno, per poi venire qui in Consiglio Comunale a chiederne l'inversione. Sta di fatto che noi possiamo discuterne prima, dopo e durante. Siamo pronti a parlare dell'ospedale. Detto questo, votiamo contro. All'ordine del giorno, siamo nati di una mozione. Il regolamento prevede questo. Uno a favore, l'altro contro. Punto. Basta. L'ha già fatta la dichiarazione di voto. Mettiamoci d'accordo, però. Mettiamoci d'accordo chi è il capogruppo. Perfetto. Perché pensavo che Bene avesse, siccome l'ha esposta lei a nome di tutto il gruppo e che comprendeva tutti e due i gruppi, c'è stata una dichiarazione che per me vale per tutti e due i gruppi. No, io leggo quello che tu scrivi. Che vale per tutti e due. Dichiarazione di voto, vuole semplicemente dire: comprendo l'imbarazzo di chi notoriamente nel corso degli anni assume posizioni diverse, variocate e variopinte, comprendo anche la volontà di voler giustificare l'ingiustificabile. Una cosa è certa. Consigliere Valentini, se si mantiene in modo veloce, non gli tocco la parola, diversamente mi vedrà costretto a togliere la parola, perché lei sta facendo un doppione. Perché è già parlato al nome del gruppo, dei due gruppi, la consigliera Veglia. E lei ha esposto a nome dei due gruppi. Lei ha fatto l'esposizione della... Lei non ha la parola, per cortesia. Prego. Qui ci sono due gruppi in uno. La richiesta è unica. Prego. Consigliere Valentini, la prego. La prego. Faccia la dichiarazione di voto. E si attenga al regolamento. Perfetto. E anche un certo onestamente imbarazzante. No, è lei che imbarazza, caro consigliere. Mi rivolgo al presidente. Lei non si deve rivolgere solo al presidente. Lei si deve rivolgere solo al presidente. Nei confronti del consiglio e nella difesa delle prerogative di ogni consigliere comunale. Non c'è bisogno di raccomandarlo al sottoscritto. E lo sono, me lo dovete consentire però. Dico semplicemente che comprendo l'imbarazzo. Va bene. Il dato è che siamo da più di un mese a chiedere. Questa vicenda, siamo stati costretti a chiedere la celebrazione di un consiglio comunale. Abbiamo agli atti una proposta depositata. Spero, Presidente, che la rimetto come l'abbiamo rivista alla sua attenzione, possa essere quello il punto di ricostruire probabilmente qualche disattenzione avvenuta in questo periodo. E qualche probabilmente. Consigliere Valentini, ce l'abbiamo all'ordine del giorno! Il punto! Forse lei si dimentica! Ce l'abbiamo all'ordine del giorno! È chiaro, i tre minuti sono passati. Andiamo all'ordine. Consigliere Valentini, sono passati tre minuti. La richiamo all'ordine. Chiuda la dichiarazione. Sì, favorevole, grazie. Così come prodotta, integrata col verbale.
Grazie. Così come depositare. Chi è favorevole? 4 favorevoli. Chi è contrario? 10. Chiusa la questione preliminare, andiamo al primo punto all'ordine del giorno, ad oggetto approvazione verbale seduta precedente, che si riferisce appunto a quella del 30-10. Leggo, sì, grazie. Leggo. Leggo. Al punto, sì. Al punto di, al verbale, sì. Questo è il verbale del primo. Questo è il modo per non fare un discorso. E un posto Beh, abbiamo deciso che stasera dobbiamo perdere un poco di tempo, perché visto il clima è un bel rispetto nei confronti della città. Oggetto, questione pregiudiziale al punto iscritto all'ordine 1. Egregio Presidente, non ho la parola, stia seduto per cortesia. Egregio Presidente del Consiglio, in via preliminare i consiglieri comunali Giannetta Fusco, Carmine Valentino, Renato Lombardi, Luciano Iannot, Nicoletta Vene denunciano in relazione al punto U scritto all'ordine del giorno dell'odierna sessione consiliare fatte proprie le segnalate illegittimità e vizi procedurali già evidenziate relative allo specifico della seduta del 30 ottobre 2020, per le quali oggi si prevede l'approvazione dei verbali, così come si ricava dalle formali PEC che si allegano alla presente, formandone parte integrante e sostanziale, sia del 31-10 che 16-11-2020, chiedono con la presente di espungere dalla votazione, quindi ritirare le delibere in questione, specificatamente quelle ai punti 4 e 7 iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 30-10-2020. 4 e 7, poi andiamo nel merito. Stante la rilevanza dell'argomento, chiedono di porre ai voti la questione pregiudiziale e di inserire agli atti del Consiglio Comunale la documentazione allegata alla presente. 4 e 7, segretario, vediamo un po' quali sono i 4 e 7 del 31-10, no, ma qua parliamo del 16-11, noi 16-11 non ce l'abbiamo, quindi stiamo parlando dei verbali del 30-10. Quello dell'altra volta, quello dei quando ha fatto gli emendamenti. Ma quale questa era? Aspetta, no, gli orei punti. Mette la votazione. Quindi dobbiamo ritornare ad un'altra votazione su questo. Va bene, segretario, dobbiamo procedere alla votazione. Dobbiamo procedere alla votazione. La votazione della pregiudiziale. Appunto, è questo qua. Abbiamo intervento su questa cosa? O possiamo? Sì, sì, accetto la messa in voto, sì, assolutamente sì. E l'abbiamo già letta, la dobbiamo rileggere. Prego. Prego. No, lei se vuole parlare o non può parlare. Prego. Prego. Può. Consigliere Valentino, vuole intervenire o non vuole intervenire? Decida lei se vuole intervenire o non vuole intervenire. Lei ha detto la pregiudiziale, non so se hanno tutti ascoltato bene. Il 30-11 abbiamo prodotto nell'immediatezza una comunicazione al segretario e in conoscenza al prefetto, dove veniva stigmatizzato, evidenziato e denunciato che per quanto riguardava immediatamente dopo. Il regolamento generale delle entrate comunali non veniva votata l'immediata eseguibilità e per cui, essendo previsto dalla legge dal testo unico ente locale una votazione separata, avendo chiuso l'argomento iscritto all'ordine del giorno e passato al successivo punto, arbitrariamente, illegittimamente si riapriva l'argomento per fare un'altra votazione. Noi l'abbiamo inserito a verbale, ribadisco e reitero questa cosa. L'argomento è stato portato all'attenzione, oltre che dal segretario e dal conoscenza al prefetto, anche al revisore dei conti. Ho chiesto sollecito successivo, non ho ricevuto ancora nessun riscontro. Per queste ragioni abbiamo ritenuto
sottoporre una questione pregiudiziale per estrapolare questi due punti, per evitare che gli stessi fossero inficiati nella loro validità. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Per quanto riguarda questa presidenza, riteniamo sicuramente legittimo l'atto di quando è stato votato successivamente la Presidenza del Senato, per cui riteniamo sicuramente legittimo l'atto deliberato da questo processo. Chi è favorevole? Prego. Dichiarazione di voto. 4 favorevoli. Chi è contrario? 10. Ci sono altre giudiziali? Che se ne bisogno di più, possiamo dire. No, non facciamo qua. Possiamo scegliere. La domanda è scontata, dovrebbe essere. Allora, non mi sarà male. Possiamo iniziare. Ci saremo nel giorno per i prossimi 5 anni. Allora, provazione. Quando parliamo di una inadeguatezza e sessualizzazione, il popolo di Sant'Agata ha dichiarato che era al primo punto relativo all'approvazione dei verbali della seduta precedente relativo al Consiglio tenutosi in data 30/10/2020, delibera del Consiglio Comunale numero 22, approvazione verbale seduta precedente, delibera numero 23, attività di controllo successiva sugli atti ai sensi degli articoli 8 del regolamento sui controlli interni ai sensi dell'articolo 147 approvato con il decreto del Consiglio dei Ministri numero 32 del 14 luglio 2013, presa d'atto della relazione conclusiva sui controlli e del report relativo al periodo 1 giugno 2020 15 ottobre 2020 la relazione della segretaria. Delibera numero 24, regolamento generale delle entrate comunali, approvazione. Delibera 25, regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2020, esame ed approvazione. Delibera consigliare numero 26, regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, IMU, esame ed approvazione. Delibera numero 27, approvazione a liquido e detrazione IMU per l'anno 2020, legge 27/12/19, numero 160. Delibera numero 28, regolamento per la disciplina della tassa su rifiuti tari 2020, esame ed approvazione. Delibera numero 29, adempimenti ai sensi dell'articolo 37,4 del decreto legislativo 184/2016, numero 50, acquisto quote societarie centrale di committenza ASMEL Consortile ARL per adesione centrale di committenza in house. E ultima, delibera numero 30, sdemanializzazione e declassamento ai fini dell'alienazione di una piccola parte di aree di sedime gravata dal diritto di proprietà da parte del Comune di Sant'Agata di Coda alla contrada presta in catasto foglio 16 particello 881 ex particello 89. Queste sono le delibere approvate la volta scorsa di cui chiediamo l'approvazione dei verbali. Chi è favorevole? Ho capito. Limitatamente a quelle due. Per tutto? Ok. Quindi 10 favorevoli, 4 contrari. Va bene. Perfetto, grazie. Ribadiamo la votazione, visto che hanno fatto dichiarazione, 4 contrari, 10 favorevoli. Va bene. Abbiamo chiuso il primo punto, passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Vuole me lo date per cortesia? Sta qua dentro, non lo so dove sta l'ordine del giorno, ormai abbiamo perso tutti gli ordini, compreso l'ordine del giorno. Se me lo date, un altro? No, l'ho dato qui dentro. Vabbè, non lo so dove l'ho messo. Vabbè, tanto qual è il problema? Te lo do subito. Va bene. Allora, passiamo al punto. Appunto 2. Approvazione documento unico di programmazione. Cosiddetto DUP, periodo 2019-2021, ai sensi dell'articolo 170,1 del decreto legislativo 267/2000.
Prego. Punto 2. In apertura sulla questione generale, perché se è un fatto straordinario, capisco tutto, voglio dire, però se è straordinario per l'oggetto generale, pure per tutti gli adempimenti propedeutici a bilancio, è ovvio questo, mi sembrava, vabbè, comunque, tutto è legittimo, tutto è legittimo. A quelle successive, a dire, a quella successiva, al bilancio che andremo a votare da qui a poco. Va bene, grazie. Grazie. Votiamo sulla pregiudiziale esposta, testé esposta dal consigliere Vene. Se non ci sono interventi, chi è favorevole? 4. Chi è contrario? 10. Passiamo al punto 2, approvazione del documento unico di programmazione DUP, periodo 2019-2021, articolo 170, comma 1, decreto legislativo 277-2000. La parola al sindaco. La proposta di delibera di Consiglio Comunale del 3/11/2020, numero 43, è relativa all'approvazione del documento unico di programmazione DUP, periodo 2019-2021, ai sensi dell'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo numero 267 del 2000. Visto il decreto legislativo 267 del 2000 e in particolare
l'articolo 151,1 del decreto legislativo 267 del 2000, in base al quale gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il documento unico di programmazione riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011 numero 118. Visto l'articolo 170,1, il quale disciplina il documento unico di programmazione, precisando che la Giunta presenta al Consiglio il documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Visto il decreto legislativo 118 del 2011, e in particolare il principio contabile della programmazione, richiamata la delibera di Consiglio numero 3 del 4 febbraio 2019, con la quale l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario, considerato che ai sensi dell'articolo 251,5 del decreto legislativo 267 del 2000, i comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario hanno l'obbligo di applicare misure tariffe che assicurano complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio sostenuto e da sostenere. Richiamata alla propria deliberazione numero 50, in data 14 agosto 2019, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2019-2021, visto l'articolo 174 del TUEL, che al comma 1 recita: la Giunta presenta al Consiglio il documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Vista la deliberazione della Giunta Comunale numero 81 del 3 febbraio 2020, con la quale è stata disposta l'approvazione del documento unico di programmazione 2019-2021, vista la deliberazione della Giunta Comunale numero 82 del 3/11/2020, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio di previsione finanziaria per il periodo 2019-2021, richiamato il regolamento di contabilità comunale, tenuto conto che il DUP 2019-2021 è stato messo a disposizione dei consiglieri comunali, unitamente allo schema di bilanci di previsione 2019-2021 e dei relativi allegati, atteso che il DUP del 2019 è coerente con gli indirizzi e le direttive fornite dal Consiglio Comunale con la citata deliberazione numero 50 del 14 agosto 2019, ritenuto di provvedere in merito, acquisiti il parere favorevole dell'organo di revisioni ai sensi dell'articolo 239,1 lettera A del decreto legislativo 267 del 2000, si chiede di approvare ai sensi dell'articolo 170,1 del decreto legislativo 267 del 2000 il DUP 2019-2021, deliberato dalla Giunta Comunale con atto numero 81 del 3/11/2020. Di approvare e pubblicare il DUP 2019-2020 sul sito internet del Comune, amministrazione trasparente, sezione bilancio. Infine, stante l'urgenza di provvedere, si chiede di liberare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto legislativo 267 del 2000. Io ho finito. Prego. Prego. Ringrazio per la presenza il dirigente dell'area, responsabile dell'area finanziaria, il dottore Maisto, e chiedo a lui e al segretario, in questa vicenda specifica, se è possibile, Presidente, se li autorizza ad intervenire, il documento unico di programmazione fa riferimento esclusivamente a quello approvato nel 2019, perché voi date atto di averlo riapprovato nel 2011, il 3 di novembre. Però il DUP è allegato al bilancio, ma non c'è una delibera di giunta che approva il DUP e lo presenta al Consiglio. L'ho detto, non l'ha sentito. 3/11. Numero 8 del 3/11. Lo so, però. Il 3 novembre avete approvato il bilancio. Dico bene. Sì, ma il DUP come documento allegato non vi è un'approvazione specifica sul DUP? Scusate, io posso rispondere io perché io lo il DUP al Consiglio Comunale. In quella seduta la Giunta ha deliberato di presentare al Consiglio Comunale di oggi
Il dubbio 19 e 11. Il dubbio in giunta è 3 e 11, quindi. Abbiamo dato altro per presentare il Consiglio Comunale, la funzione del regolamento. Non c'è bisogno di un'approvazione autonoma del tutto come delibera in giunta. Cioè si fa la presentazione, si presenta al Consiglio Comunale in tutto il che si ritiene di approvare nel Consiglio Comunale. Quindi il tutto lo approva il Consiglio Comunale senza una presenza, cioè la giunta lo presenta, non fa di nuovo un atto lo approvare. Ma come ci sta? Io l'ho pure. Scusate, però io l'ho detto di approvare ai sensi dell'articolo 170 il DUP 2019 deliberato dalla Giunta con atto 8. 81 del 3/11/2020. Non ha sentito? No, l'atto 81 prevede l'approvazione del DUP. La mia domanda è questa. È lo schema di DUP che la Giunta. Dopo lo approva il Consiglio. No, ci sta l'82 per il bilancio di previsione. Pure il bilancio, Carmine, 2019. Che piacere, ma fa piacere, non la chiama Carmine a chi se cosa, non mi incazzo. E no. Perché se no non merita essere chiamato. Hai ragione. C'è una persona che lo merita. Noi approviamo ora per lavoro il bilancio, quindi approviamo un DUP nuovamente oggi. Perché ce l'ho obbligata la norma a fare. Sì, ma la domanda mia è tutto quello che è accaduto in questo anno, dal punto di vista specificamente amministrativo, attuativo dei programmi di governo, viene tenuto conto? Certo che deve essere tenuto conto. Nel DUP viene tenuto conto di quelle che sono le linee programmatiche, quello che tiene conto. Ma le linee programmatiche, la mia domanda è dell'amministrazione precedente o di quella attuale? Quindi quelle del 2019. Benissimo, quindi tutte le modifiche apportate al DUP allegato a questo alla delibera di oggi sono modifiche effettuate in una forma di assestamento delle attività poste in essere. Tutto quello che è avvenuto nell'anno, la norma ci chiama di portare. Abbiamo per esempio sulle partecipate, sul capitolo legato alle partecipate, delle diversificazioni tra il DUP 2019-21 approvato nel 2019 e quello di ieri. Perché noi, nel senso il vostro Consiglio Comunale, nel fare quello che sono la delibera delle partecipate nel dicembre 2019, ha sottolineato che non c'era solo una partecipata che era quella relativamente a Borghi, ma ce n'era un'altra che si chiamava CST Sannio, Consorzio del Sannio. L'avete votata voi in Consiglio Comunale, abbiamo votato la delibera. L'abbiamo trasmessa sul portale del MEF e quindi quell'evento andava riportato nel gruppo perché altrimenti. Alla sì, faccio una questione ora di natura se per esempio nel DUP sottoposto oggi all'attenzione del Consiglio viene eliminata la partecipazione ad un consorzio, è una novità questa. Se non è prevista, quindi io stasera prendo atto per esempio che a Galtavù, no? L'amministrazione di Sant'Agata non parteciperà più. A che cosa? Al gruppo di azione locale del Taburno, perché attualmente nel DUP non vi è più, è assente il consorzio dal Taburno. Deve tenere soltanto presente quello che è successo l'anno scorso. L'anno scorso, al riscontro dei vostri responsabili di servizio, a cui è stato chiesto, io ero l'ultimo arrivato, signori responsabili, avete delle partecipate? Non abbiamo partecipato. Noi facciamo anche una delibera ricognitiva a fine anno, se non ricordo ma male. Fatto. Sì. Tanto è vero che io ho scritto alle due partecipate che mi sono andato a trovare da solo, EDA, che vende d'ambito vostro, con cui ho avuto oggi il piacere di parlare con il Presidente, ho scritto a quello che è un altro ente che voi sapete, e tutti quanti ci dovranno partecipare delle quote di partecipazione. Le questioni che sono state erano semplicemente per capire se vi fosse un assestamento. Chiedo al Presidente, ringraziandolo per aver dato l'opportunità di qualche chiarimento più tecnico. La mia domanda è, nel DUP che stiamo approvando, che oggi si sta discutendo in Consiglio Comunale, non vi è più la partecipazione e l'adesione al gruppo di azione locale Taburno? Ma è stato oggetto di una delibera? No, l'anno scorso nel DUP dell'anno scorso c'era inserita diciamo così
ma non come partecipa, perché l'anno scorso faceva una confusione nel gruppo dell'anno scorso, tant'è che è vero che voi avete richiamato in modo, diciamo così, abbastanza... No, io voglio capire, più che una questione tecnica, mi interessa la questione politica. No, quello che avete richiamato come partecipato è Cesesa, che non è una cosa partecipata. La domanda, dottor, visto che l'anno scorso, insomma, abbiamo... anche sulla questione delle partecipate c'è stato un approfondimento su quelli che erano i temi importanti sulla la verifica a fine anno, cioè il bilancio consolidato, se non è il termine. La mia domanda specifica è: il DUP attuale, lo faccio alla parte del DUP, terrà in considerazione quelle che sono le partecipate. La mia domanda è: in questo DUP io vedo tutto la partecipazione, l'adesione al Caltabuno, voglio solo capire, siamo ancora partecipi o non lo siamo? Solo questo volevo dire. Io rispondo io perché nella delibera aspetta, non è stata inserita questa partecipata perché nessun responsabile di quel servizio ha ritenuto che noi avessimo una partecipata in quel servizio. Anche sì. Siamo una quota, c'è una determinata. Quindi dovete, quindi no, non c'era nel DUP, il responsabile finanziario ha detto chiaramente che non c'era l'anno scorso e non c'è quest'anno evidentemente. Non era presente, lo dice il responsabile. Scusate, il DUP è pubblico, è approvato, io ho letto il DUP dell'anno scorso, c'erano presenti, vi dico cosa c'era. Consorzio Caltabuono, CST Sannio, si dava atto che stavamo conoscendo. Asmer, che già avevamo invitato di voler acquisire le quote. Bandiera voler acquisire, però, ma non c'erano. Perché l'Asmer l'abbiamo fatto noi quest'anno. Sì, abbiamo fatto delle delibere, botte, all'acquisizione. Ma non c'erano partecipazioni. Fino a quando... No, ma la delibera non c'era la partecipazione, sì, perché l'abbiamo fatto quest'anno. No, chiedo conferma agli atti ufficiali dell'Ente. Il DUP 19-21, approvato nel 2019, inseriva presenti Consorzio Caltabuono, CST Sannio, Asmer, Bandiera Arancione, Dea Diana e di Fatica. Domanda, quest'anno rispetto a questi è assente il Caltabuono. Vorremmo capire, avere una delucidazione. Digli che non c'era l'anno scorso. Affinché permanesse questa partecipazione, anche perché abbiamo in costanti opportunità in questo. Noi permaniamo e aderiamo ancora al Caltabuono? Nel 2020, se chi è responsabile del servizio a cui sta il Tabuno, aspetta, no, scusa, posso rispondere io perché ho capito qual è il problema. Allora, per quanto ci riguarda, siccome noi stiamo riproponendo quello che c'era nel DUP del 2019 e come mi ha detto come ho capito, perché non c'era nel 2019, come ho capito dal responsabile finanziario, benché stesse scritto lì così, nella sostanza non c'era indicato. Abbiamo fatto la razionalizzazione delle partecipanti. Perché cioè, parla tu. No, niente, solo che scusate Presidente, la questione è questa. Probabilmente noi abbiamo fatto una delibera per la razionalizzazione delle partecipate a dicembre, mentre l'approvazione del bilancio a dicembre 2019, mentre l'approvazione di questo bilancio, di questo DUP, è avvenuta ad agosto 2019. Evidentemente sulla base di quella delibera della razionalizzazione delle partecipate, il DUP è stato corretto sulla base di quelle partecipate che erano venute in evidenza. Sì, ma è quello che è stato. Il DUP è stato aggiornato secondo la razionalizzazione, la delibera sulla razionalizzazione delle partecipate fatta a dicembre. Ritengo che possa essere così, ma non sono un tecnico, quindi mi preme solo ricordare questo passaggio. Però sicuramente nel 2020 questa cosa ci sarà, perché noi ce l'abbiamo col GAL la partecipazione. È chiuso il 2019. Ma questo è il 2019. Ma questo è il 2019. Abbiamo acclarato delle partecipazioni da noi a parte. Ma questo è 2019. Io sto chiedendo una cosa, e chiedo una rassicurazione, non sto chiedendo di emendare nulla, non volendolo fare.
Voglio solo sapere, nella proclamazione dell'ente, visto che nel DUNO viene estromessa la partecipazione e l'adesione al consorzio d'Alta DUNO. Ma quant'è la quota? Scusa, aspetta, la quota. Noi siamo una quota come comune. Ce l'abbiamo nel 2019 e ce l'avremo anche nel 2020. Io non lo trovo scritto, me lo devo solo fare. Era già indicato, no? Forse. Ma no, ma noi stiamo ragionando del 2019. Il 2019 era inserito. Enzo, poi tu puoi usare la cosa. No, non abbiamo un problema, perché questo è riferito al 2019, non era una gestione di questa amministrazione. Nel 2020, non ti preoccupare che nel Galla ci saremo. No, no, questo è 2019, è una gestione della vecchia amministrazione. No, 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 questo è 2019, quindi se c'eravamo nel 2019, cioè non è che l'andiamo a cancellare, scusami, non è che l'andiamo a cancellare nel 2019, se c'era, c'è. Abbiamo capito, Gianni. Posso solo dire che non è stata indicata da nessun responsabile. A me accresce ancora di più il dubbio. Io mi permetto di evidenziarvi, di verificare se lo ritenete opportuno, se vi è o meno anche nel 2020 l'adesione formale al banco. Nel 2020 sicuramente. Io nei documenti e agli atti del Consiglio non trovo, provando tutto, trovo meno il dato appunto. 2019. Allora, possiamo fare la fotografia di YouTube e sono emerse delle cose. Ma la fotografia di oggi deve essere per forza la fotografia di ieri, perché ad esclusione di quelle che sono le variazioni dell'assestamento che è avvenuto nell'anno 2019, quello dobbiamo riportare. Il resto del documento unico di programmazione, se indicavate che voi dovete riscuotere 90.000 euro dai migranti, io mica potevo continuare a scrivere 90.000 euro dei migranti, lo dovevo togliere perché non li avete riscossi, non li avete mai avuti e non lo potevamo mettere. Tanto è vero che diciamo sì, questo non è stato inserito neanche nel bilancio di previsione, perché non c'era quella entrata. Cioè noi dobbiamo riportare quello che è assestato, attenendoci agli atti, negli atti del bilancio consolidato e negli atti di quelle che sono le partecipate, questa quota non è stata fatta emergere. Se questa quota ad oggi, io ho scritto di nuovo a questi signori, come al CS Pisagno e come agli altri, loro ci avranno la cortesia di risponderci, mandarci il bilancio, perché la quota di partecipazione di cui dice lei, se un'associazione non deve entrare, deve essere un consorzio partecipato, se questo è un consorzio partecipato a cui noi l'anno scorso abbiamo scritto, non ci hanno risposto, se ci hanno il bilancio, perché anche quello devono avere, è da attualmente, lo dico perché stiamo parlando di aspetti finanziari, è da attualmente non ha un bilancio 2019, quindi probabilmente non ce lo trasmetterà. L'anno scorso questi signori probabilmente a chi ha scritto, i responsabili non saranno stati incoscienti, avranno scritto e non gli ha risposto. Se questa è un'associazione, perché l'anno scorso volevano inserire anche l'associazione Bandiere Arancione, se non mi sbaglio, che è un'associazione, non è un consorzio, c'è una forte differenza su queste due cose. Quindi noi ci accerteremo che questo sia un consorzio o meno. Nel caso scriveremo e diremo al consorzio di farci rendere tutti quelli che sono gli atti per poterla inserire nelle nostre partecipate. Ma di che cosa parliamo? No, ma non è un problema. Ma è avuto una determina di liquidazione di questi signori, cioè da quando sto io. Noi la volontà della nostra. Ma io penso che sia non è il consorzio, ma sia una...
ci sono da fare gli eliminati, posso? Ma sono società, però vedono delle caratteristiche. No, dico, alcuni dei casi, di azione locale, hanno anche forma societaria. Ha capito? Sì. Quindi dobbiamo verificare. Dobbiamo verificare, perché allora, adesso per dire, però, capiamoci. Con l'intenzione dell'amministrazione ha ribadito di, come dire, mantenere la posizione di socio o associato. Assolutamente sì. Altre invece è il consolidamento con le società partecipate, la razionalizzazione delle partecipate, perché ci sono alcune, no, io so, i CAL per esempio non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle società partecipate, non rientrano, però il consiglio di chiedeva di sapere se siamo nel caso. L'ha spiegato benissimo il problema. Se io trovo per esempio la bandiera arancione inserita nel vecchio, tra virgolette, diciamo, tutto 2000, e rispetto ad oggi c'è. Ma la bandiera sociale arancione è perché rimane come associazione non partecipata. Bene, la mia domanda sorgeva semplicemente perché rispetto alla presenza all'interno del 2000 dovrebbe essere lo stesso, perché non c'è. Però per le assicurazioni fornite, no, io fare un approfondimento se necessario. Senza dubbio. Vabbè. Però la volontà politica di rimanere nel GAL c'è assolutamente, anche per il 2020. Posso fare una richiesta, se mi consentite, nella verifica che fanno i funzionari, il dottore dice giustamente, io faccio la cognizione, se nella ricognizione è sfuggito questo elemento, se lo ritenete importante, questa è la mia, io la richiesta è la mia più politica, se ritenete, come abbiamo appreso, si richiede mantenere quella adesione, l'unica cosa che va fatta, la verifica di politica, e nelle ma stiamo parlando del 2019, il 2020 è un'altra cosa. Però fate questa verifica per evitare che sia un'applicanza anche dal punto di vista contabile rispetto a questo. Questa non ci sarà, perché questa è sicuramente non è consorziata, una società di consorzio, quelle che vanno inserite nelle partecipate. Sarà un'associazione a cui loro non hanno consolidamento. Voi avete certezza del 2000? L'anno scorso abbiamo fatto questa situazione che approfondisce ancora di più, perché c'è Settisagno sulla quale insomma c'è una difficoltà di bilancio, speriamo che quest'anno sia in grado di fornirci un bilancio adeguato per poterla consolidare un'altra volta. Questo lo faremo sicuramente. Mi auguro che non si interrompa per poi ritornare nel rapporto di socio, poi lo vediamo su questa cosa, prego. Un'altra breve, niente che questo. Allora, vorrei chiarire, se è possibile chiarire, se non facciamo altra confusione. Noi il DUP di cui stiamo discutendo oggi lo abbiamo votato il 14 agosto del 2019. Il 14 agosto del 2019 evidentemente nel DUP è stato inserito il GAL, che è Taburno, che adesso insomma pare che sia scomparso. Successivamente a questa votazione del DUP, noi a dicembre 2019 abbiamo fatto una ricognizione delle partecipate. L'ha fatta l'attuale opposizione, della quale facevo parte, che era la maggioranza di allora. Quindi l'opposizione di oggi sa perfettamente quali erano le partecipate che sono state individuate con la ricognizione delle partecipate e la delibera del 2019. Evidentemente in quella delibera il GAL non era previsto e non capisco perché non ci siamo allarmati, l'opposizione non si è allarmata l'anno scorso quando abbiamo fatto la ricognizione delle partecipate e invece rileva oggi che questo GAL, che dovrebbe ritenersi una partecipata, non c'è nel DUP. Io vorrei capire perché non è stato chiarito l'anno scorso. Grazie. L'argomento che si trattava poc'anzi è di altra natura. Il bilancio consolidato è altra cosa. Io sto parlando nel sede di DUP, ho fatto una domanda specifica, mi avete rassicurato e a me quello che ha detto il Presidente del Consiglio insieme al tavolo della Presidente, che avete detto che io ho fatto solo una cosa, nell'attività ricognitiva potete fare un approfondimento e una verifica nella questione specifica di Altaburno, non
c'è nulla da sandalizzare. L'anno scorso nel deliberato di Consiglio Comunale sul consolidamento del bilancio non fu discusso questo argomento, perché era inserito nel DUP l'adesione al Galtabunno. Io oggi mi permetto di evidenziare che non è nel DUP inserito il Galtabunno, solo questo. Noi faremo in modo che ci sia, questo è l'impegno. Allora, ciò premesso, visto che è una questione che riviene molto dal passato, meglio, soltanto e unicamente dal passato, io vi chiedo un voto unanime su questo punto relativo all'approvazione del documento unico di programmazione periodo 2019-21, articolo 170, comma 1, decreto legislativo 267-2000. Chi è favorevole? Siamo tutti d'accordo. Lo abbiamo capito che è importante. Chiediamo anche un'assunzione di responsabilità, però. Prego. Lo dico sostanzialmente. Va bene. Per quanto riguarda il gruppo Città Nuova, ritiene di dover approvare il documento unico così come presentato, perché il dirigente dell'area finanziaria ha ben responsabilità tutte le problematiche sottese all'approvazione del DUP stesso. Laddove vi è una difformità, vi è solo perché questo bilancio, perché si chiama bilancio previsionale, è come se fosse, funge da bilancio consuntivo di quanto realmente è portato in essere nell'anno precedente, ragion per cui non c'è nessun motivo di votare contro, perché alcuna variazione c'è. Laddove c'è una difformità c'è solo perché allo stato degli atti evidentemente, benché previsto, non è stato poi concretamente attuato nell'anno corrente. Quindi riteniamo di doverlo approvare facendo nostre tutte quante le rassicurazioni forniteci dall'organo tecnico. Grazie. Grazie capogruppo Meccariello. Chi è favorevole? Ribadiamo la votazione. Chi è contrario? 10. 10 a 4. Grazie. Chiudiamo il punto 2. Passiamo al punto 3, ad oggetto. La mediata esecutiva, per cortesia, un attimo solo. Chi è favorevole alla mediata esecutiva sul DUP? Chi è favorevole per la mediata esecutività? 10. Chi è contrario? Chi si astiene sulla mediata esecutività della delibera precedente? Contrario. Va bene. 10-4. Grazie. Punto 3. Approvazione piano dell'alienazione e valorizzazione immobiliare 2019-2021, articolo 58, decreto legge 25-11-2008, numero 112. Questo che cos'è? Riguarda questo punto? Non sembra una soglia pregiudiziale. Prego. Prego. Sì, ma ci sarà per tutti i punti, immagino. No, però ogni punto facciamo una pregiudiziale. Sì. Sì, sì. Quindi in relazione appunto numero 3, i consiglieri comunali Fusco, Valentino, Lombardi, Annotta e Bene denunciano quanto già affermato nelle altre pregiudiziali, cioè la violazione dell'articolo 25,4 del vigente regolamento di contabilità armonizzata del comune di Sant'Agata dei Goti, approvato con delibera di consiglio comunale 66 del 28/10/2019, secondo il quale viene disposto il deposito degli atti da comunicarsi ai consiglieri secondo modalità telematiche per un periodo non inferiore a 15 giorni. Tali atti venivano depositati solo in data 6 novembre, come riferito nella nota PEC a firma del responsabile dell'area finanziaria, e non trasmessi nelle modalità regolamentari previste. Appare evidente come siano state violate le norme regolamentari del Comune di Sant'Agata dei Goti in relazione appunto alla trasmissione telematica della documentazione a tutti i consiglieri comunali necessari affinché gli stessi possano liberamente e consapevolmente deliberare.
Si tratta di una disposizione a tutela del ruolo dei consiglieri che, per poter esprimere compiutamente il proprio voto, favorevole o meno, devono avere il tempo di consultare e valutare i documenti. Secondo quanto affermato dal TAR Campania Napoli sezione 1 nella sentenza 18/2017 numero 4412, il mancato rispetto dei termini sanciti dalla normativa per il deposito e la messa a disposizione dei consiglieri comunali degli atti nonché della relazione dei revisori dei conti a corredo del bilancio determina la lesione del cosiddetto ius ad officium dei consiglieri, con conseguente annullamento della delibera di approvazione del bilancio stesso. I sottoscritti consiglieri comunali, in relazione al predetto punto, denunciano altresì la mancanza del parere dell'organo di revisione contabile e finanziaria, così come evidenziato dai consiglieri Fusco e Vene con nota protocollata al numero 16702 del 6/11/2020, che si allega alla presente affinché costituisca parte integrante del deliberato. In pari data la consigliera Fusco denunciava tale circostanza allo stesso revisore dottore Annese, nonché alla prefettura di Benevento come da nota PEC che si allega, affinché costituisca parte integrante del deliberato. Si è appreso che solo in data 11 novembre corrente anno, tale parere veniva acquisito al protocollo dell'ente comunale al numero 16890. Chiedono pertanto, nel rispetto dell'articolo 25,4 del vigente regolamento di contabilità armonizzata del Comune di Sant'Agata da Regoti, il ritiro del punto così come scritto e proposto all'ODG, stigmatizzando i gravissimi comportamenti messi in campo perché lesivi delle prerogative del consigliere comunale nonché delle norme regolamentari. Stante la rilevanza dell'argomento, ai fini della sua piena efficacia, chiedono di porre a voti la presente pregiudiziale. Se posso intervenire due istanti, perché abbiamo evitato, non vorremmo... come dire, affaticare questo Consiglio Comunale, affaticato dalle argomentazioni, con battibecchi continui, ma comunque è opportuno e necessario adesso intervenire. Perché rispetto a tutta questa pregiudiziale che attiene al mancato deposito nei termini della documentazione nei termini previsti dall'attuale regolamento di contabilità, fissato in 15 giorni, dovremmo chiarire un aspetto particolare che forse è evidentemente sfuggito, non so, magari così, insomma, per superficialità. Noi stiamo approvando tutti quanti gli atti propedeutici e non di un bilancio di previsione stabilmente riequilibrato già approvato dal Ministero dell'Interno, per il quale è prevista, per questa approvazione, sono previste dei termini fissati dalla legge e ribaditi nel decreto notificatoci dal prefetto. I termini sono 30 giorni per l'approvazione. Ovviamente, poiché questa ipotesi non è e non può essere assolutamente regolamentata in un regolamento di contabilità che riguarda l'ordinario, mentre stiamo in una situazione di straordinarietà, quei termini non devono assolutamente essere presi in considerazione. Il termine da prendere in considerazione sono i 30 giorni per l'approvazione del bilancio e basta. Se dovessimo pensare di applicare quel regolamento, noi il bilancio di previsione non l'avremmo approvato neanche fra due mesi e quindi avremmo violato la norma che prevede l'approvazione del bilancio di previsione entro 30 giorni dalla notifica del decreto. E voglio precisare notifica, perché la notifica è un atto formale che si realizza con la consegna materiale dell'atto formalizzato a chi deve essere notificato, quindi al sindaco e al revisore dei conti, e deve essere sottoscritto da entrambi per avvenuta notifica, cosa che non può essere attribuita al PEC del 13 che ci è stata presentata oggi, perché la segretaria comunale ha notificato formalmente con la formula di rito, e chi è un avvocato sa benissimo che cos'è la notifica. Ha quindi notificato con la formula di rito il provvedimento al sindaco e al revisore dei conti il 22 ottobre. Quindi questo Consiglio Comunale si sta celebrando nel rispetto dei termini fissati dalla norma sul dissesto e dei termini fissati chiaramente dal
prefetto e dal Ministero degli Interni. Non ci giriamo più intorno a queste violazioni, perché violazione non ce ne sono allo Stato, e quindi dobbiamo finirla di strumentalizzare ogni cosa e di fare di tutta questa confusione un modo per uscirne fuori, e addirittura non votare un DUP che è stato approvato con un bilancio di previsione stabilmente riequilibrato dall'opposizione, che allora era maggioranza. Non si sono presi la responsabilità di riapprovare quello che avevano approvato il 14 agosto. Basta, ho finito. Prego. Se vogliamo fare i comizi, siamo qui pronti a farlo. Chi rinnega se stesso non siamo certamente. In tre minuti possiamo fare tutto. In tre minuti puoi fare tutto. Presidente, Consiglio Comunale, rispetto al DUP, le differenze che evidenziavamo e abbiamo chiesto rassicurazioni. Noi facciamo il nostro conto cercando di evidenziare quali sono le illegittimità. Abbiamo posto una pregiudiziale di carattere generale in sospensiva, ritenendo tutti i punti iscritti dal primo al nono all'ordine del giorno non legittimamente iscritti. L'avete votato, vi assumete le vostre responsabilità. Non siete certamente qui, non siamo più a prendere lezioni da nessuno, anzi, probabilmente chi parla dovrebbe probabilmente leggersi meglio non solo gli atti di natura politico, programmatici, ma anche la sostanza degli stessi, avendo indagato quello che oggi è stato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e approvato il primo di ottobre, perché chi parla probabilmente, rispetto a chi ora, rispetto a me, ha rinnegato se stesso quando ha messo in discussione quell'ipotesi che noi abbiamo in Consiglio Comunale votato. E il 14 di febbraio e il 20 di febbraio qualcuno ha rinnegato dicendo che vi erano previsioni non coerenti e che non consentivano l'approvazione di quel documento. Questa è la responsabilità politica di chi ci ha messo la faccia, di chi oggi ritiene che questa pregiudiziale, come le altre, siano motivate e sostanziate. Le previsioni sproporzionate, il Ministero probabilmente non le ha ritenute tanto sproporzionate, la delibera 50 del 14 di agosto 2019 è stato un atto di grande responsabilità politica. Il 1 ottobre, o meglio il 23 di settembre, la Commissione di Finanza Lombarda del Ministero degli Interni ha licenziato questa ipotesi e lo ha approvato. Il 1 ottobre è diventato definitivo, il 13, con nota del prefetto, acquisito agli atti dell'ente, è stata formalmente notificata al sindaco e al revisore dei conti. Io mi attengo a quello che è la nota del prefetto. Se questo formalmente deve essere notificato in altre modalità e procedure, o probabilmente lo dovete voi andare a rappresentare, perché quei termini, il 13 o meglio, il 12 di novembre, probabilmente sono già decaduti. Quindi tutta questa fretta non vi è. Il problema è un altro, è l'improvvisazione, e ancora una volta voler mettere tutti insieme e sì fare confusione. Ti invito a chiudere. Ti invito a chiudere. Perfetto. Vabbè. Grazie. L'ha detto prima il primo cittadino. Grazie. Potete dire quello che volete, noi facciamo quello che è importante, che è la rispetto del ruolo. Assolutamente sì, anche rispettando i tempi. Anche rispettando i tempi. Anche rispettando i tempi. Grazie. 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 Presidente, scusi, posso intervenire un attimo? Prego. Perché è una questione tecnica, non sulla parte politica, perché non sono né competente né ci voglio entrare. Il 14 febbraio, quello che cita. Abbiamo fatto dichiarazione, non so se dobbiamo. Quale fatto dichiarazione di voto? Stiamo discutendo la pregiudiziale. Stiamo discutendo la pregiudiziale. Presidente, posso replicare? Devo replicare? Devo replicare? No, ha detto di no. Tanto una spiegazione tecnica. No, soltanto per una questione insomma tecnica. Il 14 febbraio non scrive l'ex sindaco di Sant'Agata dei Colli, ma scrive il sottoscritto al Ministero. Quello che scrive al Ministero, ed è oggi riportato nel bilancio di previsione 2019-21 che state approvando, è che gli incassi
derivanti da IMU e addizionale IRPEF erano, diciamo così, aumentati rispetto a quello che era la base di partenza sul quale loro hanno sempre fatto i bilanci. Sovrastimati. Difatti, nel bilancio di previsione che andranno ad votare nella delibera successiva, è stato costituito per il 2019, perché non lo potevamo toccare rispetto a quello che ha fatto il Ministero, è stato costituito un fondo crediti di dubbia esigibilità di circa 200.000 euro affinché quella sovrastima, che ancora ritengo che sia sovrastimata, non è che lo rinnego, perché è sovrastimata, tanto è vero che il consigliere Valentino, quando fa il rendiconto, si renderà conto che noi abbiamo incassato 1,450. Quello abbiamo incassato. Nel rendiconto 2019 si renderà conto che io non ero impazzito in quella sede, ma avevo scritto 1,450 perché quello abbiamo incassato. La stessa cosa nel 2020 e nel 2021 l'abbiamo abbassata a 1,450 quando noi incassiamo come comune, affinché si possa frenare una spesa, cioè possa frenare un'entrata che genera spesa che poi nel rendiconto non ha senso di esistere. Solamente questo. Il Ministero approva un bilancio stabilmente riequilibrato secondo quelli che sono i canoni di entrata ed uscita. Lei non ha un canone preciso. Approva quello che è un bilancio stabilmente riequilibrato, però ti dice di stare attenti al rendiconto. Tant'è vero, quando porteremo il rendiconto ci renderemo conto di quello che è successo nel 2019. Grazie. Soltanto per un fatto tecnico. Allora, siamo alla votazione, chi è favorevole? La pregiudiziale. Che cosa? Ah, sulla pregiudiziale, ok. Ci siamo. No, sulla pregiudiziale che ah, ok. Andiamo. Chi è favorevole? 4, chi è contrario? 10. Passiamo al punto 3, approvazione della direzione e valorizzazione comune, numero 19, già venuto l'articolo 58 della legge 2008, numero 112. La proposta di delibera di Consiglio Comunale del 3/11/2020 relativa all'approvazione del piano delle alienazioni e violazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008. L'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008 numero 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, prevede che ogni comune, con delibera dell'organo di governo, individua, redigendo apposito elenco sulla base dei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione, ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione, nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia del Demanio, tra quelli che insistono sul relativo territorio. Atteso che i beni dell'ente inclusi nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare previsto dal comma 1 dell'articolo 58 del decreto legge possono essere venduti, concessi o locati a privati a titolo oneroso per un periodo non superiore a 50 anni, affidati in concessioni a terzi ai sensi dell'articolo 165 del decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 del codice dei contratti pubblici, conferiti a fondi comuni di investimenti immobiliari. Richiamato infine l'articolo 56 del decreto legge 21 giugno 2013 numero 69, convertito in legge numero 98 del 2013, il quale semplifica le procedure di trasferimento agli enti territoriali dei beni rientranti nel cosiddetto federalismo demaniale, vista la deliberazione numero 3 del 4 febbraio 2019, con la quale si dichiarava il dissesto finanziario dell'ente, si ritorna sempre lì, il dissesto, ai sensi dell'articolo 244 e 246 del TUEL, del decreto legislativo 267 del 2000, al 31 dicembre 2018, vista la deliberazione del Consiglio Comunale numero 5 del 3 marzo 2019, con la quale si approvavano le attivazioni delle entrate proprie
ai sensi dell'articolo 251 del TUEL, riportata testualmente nella delibera, preso atto che il 25% dei proventi derivanti dalla vendita del patrimonio trasferito dallo Stato agli enti territoriali devono essere ceduti allo Stato, visto l'allegato A, piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare, con il quale si prevede che tutti i beni di cui all'allegato alla presente delibera fanno parte del patrimonio disponibile, dato atto che l'adozione del piano non comporta la necessità di variare lo strumento urbanistico generale, acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economica finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo 267 del 2000, si richiede di deliberare di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2019-2021 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, di dare atto che nel suddetto piano sono inclusi i beni trasferiti, di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziaria 2019-2021 ai sensi dell'articolo 58,1 del decreto legge 25 giugno 2008 numero 112 convertite con modificazione nella legge 6 agosto 2008, di scrivere nel bilancio di previsione finanziaria dell'ente le entrate derivanti dalla realizzazione del piano alienazioni allegato alla presente deliberazione, che vanno a finanziare le uscite per la gestione del dissesto finanziario e quindi di pertinenza e competenza dell'OSL, di pubblicare il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare all'albo petrolio dell'ente per 60 giorni consecutivi, di dare atto che il presente provvedimento non comporta la necessità di variare lo strumento urbanistico generale, di demandare al responsabile del servizio patrimonio gli adempimenti connessi alla realizzazione del presente provvedimento. Ho finito. Intervento. Volevo solo sottolineare un aspetto. La questione del parere del revisore è stata evidenziata il giorno 6, acquisito il giorno 11 agli atti del Consiglio. Nella lettura del proposta di deliberazione si fa sempre riferimento alla data anno zero, la dichiarazione di dissesto. In genere chi dichiara un dissesto finanziario, un consiglio comunale, un sindaco, un'amministrazione, non è detto che sia lui a aver determinato il dissesto. Il dissesto riporta i numeri che l'OSLA ha ben chiari, che sono questioni debitorie ben note a tutti e ben riconducibili a fasi e momenti storici amministrativi. Lasciare nel dubbio sempre e sottolineare il dissesto, io dico che probabilmente c'è stato chi dal 7 di giugno del 2015, amministrando una città, ha raccolto la sfida di un piano di riequilibrio finanziario che ha messo in campo anche il tentativo di una dismissione del patrimonio immobiliare, razionalizzando la spesa, e probabilmente rispetto a tutto ciò bisognerebbe avere, per onestà intellettuale, il rispetto delle attività poste in essere. E anche la dichiarazione del Consiglio Comunale del 3 febbraio 2019 della dichiarazione di dissesto. Andate a leggervi le partite creditizie in testa a quali anni di riferimento fanno capo. Certamente avrete le idee più chiare. Chi vuole amministrare guardando al futuro deve avere una cognizione piena di quello che è il dato anche storico di un ente. Mi permetto sottolinearlo perché non posso accettare la sottolineatura nella relazione e facciamo sempre riferimento al dissesto. E vorrei capire che col bilancio stabilmente riequilibrato probabilmente potevate fare delle scelte che già subito non avete voluto fare. E rispetto a tutto ciò, perché vi sono delle precisazioni e delle prescrizioni nel decreto del 1 ottobre che non chiudono le mani, ma che danno un'opportunità in un'azione opulenta di quello che è l'amministrazione civica della città, che avviene dal 7 di giugno del 2015, quando lei ha aderito formalmente, e lo dico a chi ha votato insieme a me, il tentativo dell'ipotesi di un tentativo di bilancio stabilmente. Questa è la verità storica. Oggi chi non ha memoria storica non può avere una visione della cosa comune e dell'amministrazione della città, caro Presidente del Consiglio. E per queste ragioni, che facendo nostre le pregiudiziali possono essere
Non possiamo che vederci ancora una volta costretti nella prossima dichiarazione di voti, che vi anticipo, di votare contrario a questo punto, così come viene presentato, così come è stato scritto, e per la fase procedimentale che sicuramente non possiamo che ancora una volta stigmatizzare e ritenere non rispettosi dei regolamenti e della corretta procedura da seguire. Grazie. Sant'Agata Città Nuova ancora una volta ribadisce la volontà di votare a favore di questo provvedimento, così come proposto e così come illustrato dagli organi tecnici. Ancora una volta si prende la responsabilità politica delle scelte che vengono assunte e votate in questo Consiglio Comunale. La politica che intendiamo fare è una politica che guarda al futuro, e guardando al futuro, senza considerare le responsabilità di chi ha amministrato per il passato, perché non ci interessano. Vogliamo amministrare nell'interesse della città e dare risposte solo ed esclusivamente alla città tutta. Adotteremo una politica di maggiore rigore, di maggiore restrizione anche economica nei prossimi 2 anni, che ci consentirà di progettare e di avere un più ampio margine anche di azione politica per il futuro, o meglio per i prossimi 5 anni. Grazie, votiamo a favore. Grazie. Abbiamo detto in apertura, l'ho detto io. Ci mancherebbe altro. Ma a prescindere dalla sua comunicazione, ci mancherebbe altro, lo so bene. L'ho giustificato in apertura di seduta. L'ho detto io, il consigliere Lombardi, non scherzare. Unitamente agli assessori, ma ci mancherebbe. Non l'ho letta la nota, però io ci ho parlato, quindi non c'è problema. È assolutamente agli atti, non ti preoccupare. Va bene, grazie. Voto definitivo. Chi è favorevole? Chi è contrario? 4. Chi si astiene? Nessuno. Approvato a maggioranza. Il punto 3. Immediata esecutività. Cortesemente. Chi è favorevole? 10. Chi è contrario? L'immediata esecutività, per cortesia. Immediata esecutività. Chi è contrario? Immediata esecutività. 4. Ok. Chiuso il punto 3. Passiamo al punto... Sì, vabbè. Punto 4. Verifica delle quantità e qualità di aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in diritto di proprietà e in ordine di diritto superficiale. Ma non ce lo possiamo risparmiare, sì, no, ce lo risparmiamo. Grazie. Ma la dobbiamo votare lo stesso. La dobbiamo votare lo stesso. Grazie. Diciamo la questione l'oggetto. Chiedo scusa, grazie. Questione pregiudiziale sul punto iscritto all'ordine del giorno al numero 4 del Consiglio Comunale del 18/11/2020. Quindi votiamo questa pregiudiziale proposta dalla minoranza. Chi è favorevole? Chi è contrario? 10 a 4. Passiamo al punto verifica della qualità e quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in diritto di proprietà o in diritto di superficie. È più breve, sì, che sta qua. Insomma, la proposta di delibera è relativa alle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza e alle attività produttive. Richiamato l'articolo 172, comma 1, lettera B del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 257, il quale annovera fra gli allegati obbligatori del bilancio di previsione la deliberazione da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area e di fabbricato. Rilevato che il nostro ente non dispone di aree o fabbricati da cedere in proprietà
o in diritto di superficie ai sensi delle disposizioni richiamate nella presente premessa, in quanto non ha nessuna area o fabbricato disponibile per la cessione nell'ambito dei piani per l'edilizia economica popolare a suo tempo adottati ed interamente esauriti per l'avvenuta totale concessione ai soggetti destinatari di quelle che furono a suo tempo comprese nei piani predetti. Rilevato che il nostro ente non adotta conseguentemente atti ai fini della determinazione del prezzo e delle entrate da iscriversi in bilancio, considerate che il Comune di Sant'Agata dei Codi è dotato di piano di insediamenti produttivi PIP in località Capitone e che quindi per la cessione in proprietà o in diritto di superficie delle aree per l'attività produttiva e terziaria si richiama il PIP in parola. Richiamata la delibera del Consiglio numero 3, sempre quella del 4 febbraio, con il quale l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario, considerato che, ai sensi dell'articolo 251,5 del decreto legislativo 267 del 2000, i comuni che hanno dichiarato il dissesto hanno l'obbligo di applicare misure tariffarie che assicurano complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio sostenuto e da sostenere. Richiamata la deliberazione di giunta comunale numero 121 del 2018, visto il DUP 2019-2021 che recepisce il piano di vendita dei lotti industriali e la vendita degli stessi serve al risanamento dell'ente di pertinenza dell'OSL, ritenuto necessario darne atto per far constatare che questo comune non ha entrate da scrivere nel bilancio di previsione nell'esercizio 2019 per la cessione delle aree fabbricate suddetti, ma esclusivamente di beni relativamente all'area PIP, si chiede di deliberare, di dare atto che questo comune, per i motivi illustrati in premessa, non dispone di nessuna area, di dare atto che la cessione in proprietà e il diritto di superficie delle aree per le attività produttive e terziarie si richiama il PIP approvato con decreto numero 841 del 12 dicembre 2002 pubblicato sul BURC numero 3 del 20 gennaio 2003, di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2019-2021 in conformità a quanto dispone l'articolo 172 del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000, di allegare alla presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019-2021. Infine si chiede, stante l'urgenza, di provvedere a dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto legislativo 267 del 2000. Ci sono interventi? Prego. Se spegni i microfoni, solo per una questione di non ascoltare anche per chi ci ascolta, insomma, no? E che cosa avevi ascoltato? Scusa. No, dico, ho detto prego. No, dico, se spegnete i microfoni per non ascoltare le vostre conversazioni per chi ci ascolta. Anche perché è imbarazzante, no? Ma poi può essere imbarazzante anche altro. No, qualche imbarazzante, qualche sua esternazione nei confronti del Presidente sulla mia persona. Per quanto mi riguarda, volevo chiedere al Presidente del Consiglio. Sì, ho detto al Presidente, l'ho detto, che era preferibile chiamare consigliere Valentino e non Carmine, perché purtroppo l'atteggiamento che sta in questo Consiglio non ci permette. Scusami, se lei mi ha richiamato, io questo ho detto al Presidente, lo confermo. Lo confermo, perché ho preferito dire, ho detto questa cosa, la confermo, perché ritengo che l'approccio che ci sta qui dentro. No, no, l'approccio così che ci sta qua dentro. E così è stato ascoltato. Non lo merita. Non lo merita. Ritengo che non lo merita perché è un approccio. E lo so, voglio dire. Semplicemente di no, siccome lei. No, siccome. Scusami. No, l'imbarazzo io non lo tengo l'imbarazzo. No, 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 l'imbarazzo non lo tengo perché confermo questa cosa. Perché. Confermo questa cosa perché ritengo che l'atteggiamento posto non può essere di Carmine ma di consigliere Valentino. Presidente, posso? Sul punto specifico, se mi autorizza, volevo semplicemente chiedere, visto che non vi è
da quello che ho capito dalla proposta in delibera, nell'ambito del bilancio l'iscrizione di alcuna voce non è previsto il parere del revisore, giusto? No, non è previsto a prescindere se è l'iscrizione o meno. Per questo argomento non è previsto il parere. Quindi non è previsto il parere, che io non l'abbiamo trovato in cartella né prima né dopo. Mentre per ma anche sull'allineazione non è previsto. E il revisore è stato abbastanza... Quindi è stata una facoltà sul punto precedente. No, non c'è la facoltà. La norma prevede che il bilancio, sul bilancio e sul DUP, il revisore si esprima con parere. Sulle altre deliberazioni, poiché il bilancio era chiude tutto, quando per parere, esprime parere su tutte quelle delibere. La circostanza su alcune delibere che erano importanti ha voluto esprimere un parere a parte, ma su queste due il parere non ci vuole. Tecnicamente, quindi il parere sulla proposta numero 3 e numero 4 non ci vuole. Il parere non ci vuole, ci vuole. Va bene. Grazie Presidente. Grazie. Altro? Ci siamo procedere? Ci siamo valutazione? Ok. Dichiarazione. Ci siamo comunque dovuto comprare, pensando alla beneficiale, perché è stata prodotta e che vediamo come tutte le altre, così degli altri, per quanto ci riguarda, non ci abbiamo dovuto comprare. Il gruppo Sant'Agata Città Nuova vota a favore. La stessa, chi è favorevole? 10, chi è contrario? Immediata esecutività votata a maggioranza. Con questo abbiamo chiuso il punto 4, passiamo al punto 5, ad oggetto approvazione del regolamento per l'applicazione addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2019. Sì, grazie. E quindi la dobbiamo dare lo stesso. Sì, sì, non ti preoccupo. Va bene, allora votiamo sulla questione pregiudiziale al punto iscritto all'ordine del giorno numero 5. Vabbè, ma è qui. Possiamo votarlo, tanto qual è il problema? Dobbiamo leggere. E l'abbiamo letto prima, non l'abbiamo letto neanche prima, solo l'oggetto. E certo, mettiamo, no, non l'abbiamo detto, mettiamo in voto la questione pregiudiziale di cui è il punto iscritto all'ordine del giorno numero 5 del Consiglio Comunale del 18-11-2020. Abbiamo detto chi è favorevole? Votiamo, no? No, è la votazione. E vabbè. Deve aspettare che venga la fusca. Se la legge, la leggiamo, voglio dire. Non la leggerò loro. Leggetela voi se la volete leggere, così aspettiamo. Aspettiamo, aspettiamo. Eccola. No, non ci mancherebbe. No, non avevo capitato che comunque l'ha presentata lei, mi sembrava giusto. Va bene. Presenti tutti? Ok. Quindi votiamo la questione pregiudiziale al punto iscritto all'ordine del giorno numero 5 del Consiglio Comunale presentata dal consigliere Giannetta Fusco. Chi è favorevole? Abbiamo aspettato te per portare. 4. Chi è contrario? 10. Ok, passiamo invece alla discussione del punto appunto 5 ad oggetto approvazione del regolamento per l'applicazione addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2019. Interventi? Sì, Presidente. Prego. No, lo devo illustrare. Ah, ok, prima il lustro e poi Faccio l'illustrazione del...
Allora. Se ne potremmo fare meno. Va bene. La proposta di delibera è relativa all'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta sulle persone fisiche, l'IRPEF. Richiamato l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 97, numero 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le entrate proprie, anche tributarie. Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998 e numero 260 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, richiamata la propria precedente deliberazione del Consiglio Comunale numero 47 in data 12/11/2018, con la quale è stata approvata l'aliquota addizionale comunale IRPEF con effetto dal 1 gennaio 2019 ed è stata prevista un'aliquota unica in misura pari allo 0,80 senza esenzioni e riduzioni. Che la delibera numero 47 del 12/11/2018 citava testualmente: considerato nel piano di riequilibrio biennale è stato previsto tra l'altro un incremento di entrate derivanti dalla modifica delle aliquote dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2017 e seguenti, al fine di assicurare un gettito costante e continuo sia in termini di cassa e di competenza, necessario per consentire la copertura del disavanzo da ripianare previsto con detto piano di riequilibrio, considerata che per l'accesso al fondo di rotazione l'ente è obbligato ad applicare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita ai sensi dell'articolo 243, vista la deliberazione numero 3 del 4 febbraio 2019 con la quale si dichiarava il dissesto finanziario dell'ente, ai sensi dell'articolo 244 del TUEL, vista la deliberazione del Consiglio Comunale numero 7 del 6 marzo 2019 con la quale si approvavano le attivazioni delle entrate proprie ai sensi dell'articolo 251 del TUEL, che riportava testualmente: nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera, il Consiglio dell'ente è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali agli effetti dell'applicazione dell'imposto comunale per l'esercizio di imprese, arte e professione, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per 5 anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. L'articolo 3, per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera è efficace per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. Quindi noi purtroppo non possiamo mai purtroppo abbassare le tasse. Non le abbiamo aumentate, le abbiamo mantenute purtroppo e non le possiamo abbassare. Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2019-2021, ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio, che il triennio 2019-2021 confermare l'aliquota addizionale comunale dell'IRPEF stabilendo un'aliquota unica in misura pari allo 0,8, ritenuto di provvedere in merito di confermare il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota così come determinato nel bilancio stabilmente riequilibrato 2019, approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 51 del 14 agosto 2019, acquisita agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziario ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo 267, si chiede di deliberare di approvare per le motivazioni esposte in premessa ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo il seguente regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF. Oggetto di regolamento. Il presente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52,1 del decreto legislativo disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 98, numero 360, nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici
requisiti reddituali. Aliquota di variazione dell'addizionale comunale IRPEF, in attuazione di quanto disposto sempre dall'articolo 1,3 del decreto legislativo numero 360 dell'articolo 1, convertite con modificazione, l'aliquota addizionale comunale IRPEF è variata nella misura dello 0,8. Entra in vigore il presente regolamento dal 1 gennaio 2019. Confermare il gettito derivante dalla conferma dell'aliquota addizionale comunale IRPEF stabilita con il regolamento di cui al precedente punto 2, così come riportato nel bilancio stabilmente riequilibrato, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 agosto 2019 e adottato dalla Commissione Finanza Locale, di rinviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva, di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Ministero delle Finanze. Stante l'urgenza, si chiede di liberare il provvedimento immediatamente eseguibile. Interventi? Si chiede la parola. Presidente. Prego. Vabbè, allora facciamo. Non avrò minor tempo per leggere. Io la ringrazio per aver, come dire, consigliato di leggere di più qualcosa, e c'ha ragione, avrei dovuto leggere bene molto tempo fa. Comunque, al di là di questo, oggi si è parlato e si sta parlando continuamente di imbarazzo, e su questa espressione mi vorrei in un primo momento soffermare per dire che cosa? Che ritengo veramente imbarazzante il comportamento e la votazione, le votazioni dell'opposizione. L'opposizione oggi disconosce, ovviamente con il voto contrario, tutto quello che ha votato il 14 agosto 2019, perché queste delibere a cui ha dato il voto contrario sono delibere che riportano pari pari le delibere alla base dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrata dell'agosto 2019. Allora, delle due l'una, io forse non ho letto e devo imparare a leggere, non ho letto il passato, ma magari neanche loro hanno letto il presente, non se ne sono accorti che sono le stesse delibere, perché per votare contrario penso che non abbiano letto abbastanza il contenuto delle stesse. Al di là di questo, mi preme fare una considerazione a proposito delle aliquote IRPEF, però questo è un discorso che vale un poco per tutti i tributi, che l'altra volta sono stato comunque oggetto del Consiglio Comunale precedente e su cui si è fatto un gran parlare, una grande propaganda demagogica, populistica, di contenuto pari a zero, perché che cosa è successo? Un consigliere dell'opposizione ha presentato un emendamento proprio verso il regolamento di istituzione dell'aliquota IRPEF, ha presentato un emendamento che prevedeva la possibilità di calcolare l'aliquota IMU non in una aliquota unica ma a scaglioni. E ha citato un regolamento del 2011, che ovviamente era precedente al piano di riequilibrio che abbiamo adottato nel 2015 e chiaramente precedente alla dichiarazione di dissesto intervenuta nel 2019. Ma al di là di questo, la memoria fa brutti scherzi, specialmente quando si tratta di una memoria di una giovane persona, perché la memoria mia può fare brutti scherzi, ma quella dei giovani penso proprio no. Poi, quando è accompagnata, diciamo, dalla malafede e dal dolo, è ancora peggio, perché l'odierna opposizione ha deliberatamente nascosto a questo Consiglio, ha cercato di occultare, che nel 2018, come già ha detto il Sindaco nella delibera che si presenta oggi al Consiglio, con una delibera avevamo allora maggioranza, istituito l'aliquota unica dell'IRPEF nella misura dell'8%, come oggi e come è stata ovviamente
proposta ed approvata nel Consiglio precedente da questa nuova maggioranza. Quindi sull'IRPEF non c'è stata nessuna variazione ed è imbarazzante che chi ha deliberato l'aliquota unica nel 2018, prima ancora di una dichiarazione di dissesto, oggi provocatoriamente e strumentalmente venga qui a proporre l'applicazione di un'aliquota a scaglioni. Veramente imbarazzante, e credo che questo la città, i cittadini che ci ascoltano dovranno tener conto, anche se ne hanno già tenuto conto, perché evidentemente il dato elettorale è emblematico, no? Però dovranno tener conto di che cosa si vuole portare avanti, di come si vuole carpire, come dire, e si vuole occultare tutto ciò che è stato fatto, creandosi l'alibi che oggi si possa azzerare il tutto, come se le persone, l'opposizione, non avesse mai governato. Al di là di questo, poi andiamo a parlare di tutti quanti gli altri tipi di tributi, delle agevolazioni a pioggia che dovrebbero arrivare. Agevolazioni a pioggia che non ci siamo sentiti, che questa maggioranza non si è sentita di poter riconoscere, pur volendo e tutelando le classi deboli, perché le classi deboli sono state tutelate nei regolamenti della TARI, regolamenti IMU, eccetera, perché si è tenuto conto di un unico dato oggettivo dal quale può scaturire la debolezza della classe, cioè l'ISEE. Si è previsto che a un ISEE inferiore o pari a 9.000 euro ci possano essere delle agevolazioni. Se penso che queste, in questo forbice, vadano racchiuse le classi deboli. In ogni caso, poi, per quanto riguarda la speculazione sui gli imprenditori agricoli o i coltivatori diretti, che dir si voglia, sulla TARI, in realtà, cioè, i coltivatori diretti, poiché hanno la possibilità di usufruire del compostaggio, avranno sicuramente le agevolazioni che sono state previste nel regolamento, ancora di più se si parla poi della necessità di dover controllare quello che faremo con questa maggioranza. L'avrei voluto già fare prima, però insomma la meteora che sono stata me le ha impedito, di controllare, anche di fare pure un controllo, come dire, sull'accatastamento dei fabbricati, se sono tutti quanti rurali e se l'IMU deve essere considerata su questi fabbricati secondo la destinazione degli stessi. Ma al di là di questo, io voglio ancora dire un'altra cosa e la devo chiarire. Si è fatto un gran discutere anche in questi giorni, non solo discutere, c'è stata forse un'interrogazione del gruppo di opposizione sui voucher che riguardano praticamente i buoni libro, il contributo dei buoni libro che viene regolamentato. Io ho 10 minuti di per parlare. Allora. E l'avrete, adesso intanto ve la diamo orale. I voucher buoni libro sono stati dati secondo una disciplina prevista dalla Regione Campania con una sua delibera, e secondo sono stati erogati secondo quelle modalità. Inoltre volevo anche chiarire che i buoni libri sono stati dati in voucher, quindi non in moneta, anche nel 2015 e nel 2016, quando non erano di gestione di questa maggioranza ma dell'altra maggioranza che oggi è all'opposizione. Quindi non riesco a capire perché creare, e credo che sia un atto di irresponsabilità incredibile, quella di creare un'agitazione è una, come dire, una sociale su questo tipo di argomento, perché chiaramente nel momento che stiamo vivendo, presidente, consiglieri comunali, è un momento molto difficile per le famiglie, e alle famiglie alle quali si propone di dare un voucher in moneta piuttosto che il buono libro classico che si è dato, ovviamente si sentono prese in giro da una amministrazione che non è vicina alle loro esigenze, mentre noi lo siamo sempre stati, continueremo ad esserlo, perché le classi deboli sono l'unica cosa che ci interessa, l'unica cosa che ci interessa in modo, come dire, immediato, tanto è vero che questa amministrazione ha già messo in campo per questo periodo delicato
stato un piccolo intervento per dei bisogni necessari alle famiglie e l'assessorato alle politiche sociali sta lavorando in questa direzione. Quindi venire in questa assise e dire e poi far affiggere manifesti nei quali si dice che abbiamo aumentato le tasse, io chiedo a questo Consiglio Comunale, all'opposizione, precisamente ci deve indicare quali tasse questa maggioranza, insediatasi da 2 mesi, ha aumentato. Voce per voce le vogliamo sapere, vogliamo conoscere quello che la maggioranza ritiene sia stato l'aumento delle tasse. E se poi dovessimo pensare di dare le agevolazioni a pioggia, di cui parla pure l'opposizione, tanto decantate dall'opposizione, noi chiediamo all'opposizione, rispetto a queste minori entrate date dalle agevolazioni a pioggia, che potrebbero essere pure 300.000 euro, rispetto a queste minori entrate, quali sono i servizi che dobbiamo eliminare, quali spese ulteriori dobbiamo cancellare, che cosa non vogliamo dare ai nostri cittadini, quali altri servizi devono essere contenuti. Non dobbiamo pagare i mutui, non dobbiamo più accendere l'illuminazione pubblica, non dobbiamo più fare la mensa. Voi ci dovete dire, dalle minori entrate delle vostre presunte agevolazioni a pioggia, che cosa dobbiamo offrire a questa comunità, perché già siamo in un regime abbastanza stretto. Ovviamente stiamo garantendo i servizi essenziali, perché questo è quello che ci consente di dare ovviamente l'attuale situazione, le responsabilità di chi e per come siamo arrivati a questa situazione di disagio non credo siano più da analizzare, è storia passata. Io penso che l'opposizione dovrebbe fare solo un bagno di umiltà e chiedersi quando vuole cominciare ad essere propositiva per questo comune e non distruttiva. Grazie. Grazie consigliere, prego. Consigliere Valentino. Sì. Poi volevo parlare di opere pubbliche e volevo parlare di altri interventi, perché onestà intellettuale vorrebbe che se si sottolineano l'incomodità degli amministrativi, molti a mezzo social, a mezzo stampa, esaltano iniziative che si cantierizzano in questa fase storica, figlio probabilmente di un'azione amministrativa diversa che non appartiene a questi, perché le opere, le tante opere da realizzarsi sono figlie di una lungimirante azione amministrativa. Onestà intellettuale è una cosa seria, così come è serio anche la memoria. L'addizionale IRPEF l'abbiamo prevista, abbiamo una pregiudiziale depositata agli atti del Consiglio. La pregiudiziale documentava le ragioni per le quali in passato non era possibile, ma ora era possibile. Abbiamo chiesto nell'ultimo Consiglio, il 30 di ottobre, una mozione d'ordine. Volevamo una formale presa d'atto del decreto del 1 ottobre del Ministero degli Interni, dove nelle prescrizioni è approfondire e leggere, non improvvisare o così arruffare come sempre si è abituati a fare. Prescrizioni 2.3 del documento approvato e licenziato dal Ministero degli Interni, leggo: applicare l'addizionale comunale all'imposta di reddito. Questo è quello che si poteva fare oggi, quindi noi non diciamo quello che si poteva fare ieri, che non si poteva fare evidentemente. Oggi si poteva fare. Si dà l'opportunità al 2.3 di adottare sicuramente l'aliquota al massimo, ma si dà la facoltà di differenziarla utilizzando esclusivamente gli scaglioni di reddito, così come organizzati, e meglio ancora, così come definiti da un decreto del Presidente della Repubblica, il numero 917 del 1986, nel rispetto del principio di progressività. L'improvvisazione regna ancora sovrana. Decreto del 1 ottobre per il quale mi ero permesso al Consiglio di fare una formale presa d'atto, perché vi sono delle precisazioni e delle prescrizioni inserite in questo provvedimento che dovreste conoscere. Ne parleremo dopo, quando approviamo il bilancio. Presidente, posso? Sta parlando. Quindi su il pezzo che abbiamo detto, nella pregiudiziale avevamo anche documentato come fare per gli scaglioni, garantendo, così come fatto già nel DUP 2019, nel bilancio stabilmente, nell'ipotesi stabilmente equilibrata,
dove rispetto alle proposte, diciamo, andammo ad approfondire proprio questo argomento, no? Sull'addizionale IRPEF noi passavamo più di quello che avevamo previsto. Poi nell'ultimo documento abbiamo visionato e abbiamo preso atto che lo 0,8 si può raggiungere anche con una progressività nelle fasce. Lo regola il DPR del 1996-1917. Questo provvedimento è quello che dovreste tutti avere, appunto, immagino, Presidente, faccio richiesta di notificare a tutti i consiglieri comunali. Lo rende possibile. Avendo un incasso pareggiato, potevamo agevolare le fasce che hanno un reddito più basso. Comprendo le ragioni di chi probabilmente non vive difficoltà in questa fase storica, perché strumentalmente utilizzare un'interrogazione consigliare di questa riforma dove si è lanciata l'ipotesi di molti comuni dissestati della nostra provincia hanno adottato, vista la contingenza e il momento storico particolare, così come è avvenuto per il 2018, si è arrivate, perché nel lockdown del mese di marzo-giugno abbiamo elargito i contributi del 2018, questo si è omesso dire, dando i soldi direttamente ai cittadini per una volontà esplicita che avevo come amministrazione. Allora la domanda è, in una condizione analoga oggi potevamo fare la stessa cosa? Io non sto dicendo che è giusto o sbagliato, si è scelto di non farlo. Guardate, le agevolazioni voi potete fare discrezionalmente, ma vi dovete assumere la responsabilità, perché dire che i coltivatori diretti non subiscono danni non la permette il regolamento sulla TARI. La modifica non è solo che chi fa il compostaggio può avere comunque il 20% e non il 30%. La verità è un'altra, che la riduzione non si applica alla tariffa sia per la parte variabile che per la parte fissa, si applica solo per la parte variabile e non per la parte fissa. Ritengo questo sia una discriminante per i coltivatori diretti. Come pure vi dovete spiegare perché le famiglie con i portatori di handicap non devono avere la riduzione del 20% prima 30% e perché la devono avere altre fasce. Io dico semplicemente che per un pareggio di incasso di natura squisitamente ragionieristico avete fatto delle valutazioni, avete deciso di dare delle agevolazioni a delle fasce sociali, avete deciso di non estenderle ad altre o darle ad altre, potevate fare una scelta, non dare ad uno e dare ad altro. Avete fatto una scelta, assumetevi la responsabilità delle scelte, non continuate a dire che vi sono altre responsabilità, non potete continuare a mascherare le inefficienze di una non capacità di scelta ad altre persone, assumetevi le responsabilità. Io non sto dicendo che si doveva fare a prescindere tutto, sto semplicemente sottolineando che sono state fatte delle scelte che potevano essere fatte diversamente. Noi abbiamo avanzato proposte, come per l'addizionale IRPEF abbiamo fatto una pregiudiziale, penso che ricordiate, e agli atti del Consiglio, e avevamo motivato il perché del principio della progressività, con un totale di incasso che si poteva garantire con fasce diverse. Scusate, perché non si poteva fare? Si era fatta una scelta. Noi, secondo quello che è scritto in queste prescrizioni, rendevamo attuabile e fattibile un ragionamento diverso che non si è voluto fare. Noi, sulla questione TARI, volevamo semplicemente evidenziare che vi era la possibilità di fare scelte sulle agevolazioni di natura diversa. Avete fatto delle scelte, assumetevi le responsabilità delle scelte fatte. Non dovete dire che volevano estendere col populismo imperante che c'è da parte di chi accusa di populismo. Non si può continuare a nascondersi. Noi saremo qui a dare, se richiesto, perché l'abbiamo fatto la richiesta di dare un contributo, ci è stato semplicemente rigettato. E da quel momento in poi noi svolgiamo con molta tranquillità e serenità il nostro ruolo. Lo facciamo con grande tranquillità e serenità, però non potete impedirci di stigmatizzare scelte che non possono essere sostenute. Guardate, voi dite che i coltivatori diretti sono stati comunque tenuti presenti. Io vi dico che sui 512 esonerati vi sono 192 coltivatori diretti che andavano semplicemente garantiti a prescindere di chi fa il compostaggio o non lo fa, che va perseguito. È normale che uno dei benefici del compostaggio e non fa il compostaggio e continua a conferire. Caro Presidente, è giusto che non abbia la riduzione, ma il coltivatore diretto a prescindere doveva avere la riduzione e l'agevolazione, e lo doveva avere, e lo doveva avere come l'ha avuto in passato, in un modo discriminato. Sono 192 nuclei familiari, questo sarebbe i dati che erano inseriti nel piano economico finanziario che fu nel 2018 e nel 2019 redatto. Questi sono i dati acquisiti a suo tempo dagli uffici.
Io mi aiuto, Carmine. Vorrei parlare al Presidente. Quanto dire? Ma per rispetto della Presidenza mi circoscrivo mi un taccio. Argomento specifico, perché se ognuno dei debiti inizia a parlare dell'interrogazione sulla questione che non è attinente all'argomento all'ordine. Abbiamo ancora molto da fare. Io mi dico questo e quindi mi rimetto poi alla Presidenza per eventuali repliche se necessarie. Grazie. Bene. Allora, no, voglio prego. Intervenire un prego, attimo sì. Io. Giusto per riportare. Per riportare praticamente nel binario di quello che stiamo discutendo. Noi in questo momento stiamo discutendo il bilancio e le imposte comunali per l'anno 2019. Attualmente l'IRPEF dell'anno 2019 non la possiamo toccare perché l'IRPEF è stata già incassata. Quindi dire fammi parlare adesso, perché voglio dire scusami. Il 2019 si è chiuso, le persone, fammi parlare per favore. Vabbè, Presidente, per piacere, Presidente, per favore, consigliere Valentino, per favore mi fa parlare, ha parlato mezz'ora, ha detto non sa che fesserie e non ti ho interrotto. Hai detto un sacco di fesserie e non ti ho interrotto, adesso fai parlare me, per favore. Per favore, abbiamo rispetto hai la bontà di stare zitto, non fai quello che vuoi. Allora, stiamo parlando dell'anno 2019, le persone hanno avuto la ritenuta alla fonte sull'IRPEF già da quasi, quant'è, un anno? Più di un anno, quindi se lei mi viene a dire che vuole fare lo scaglionamento dell'IRPEF sta dicendo una grande fesseria. Penso che l'ultimo che sta qui, che sta nella nostra città, che conosce queste cose, lo capisce benissimo. Quindi quello che fa lei è pura distrazione di massa. Quindi questo è. Allora, per adesso parlo su questo, sull'IRPEF, poi parliamo anche sulle altre cose, perché per adesso è l'IRPEF, quindi lo 0,8 noi non lo potevamo modificare perché è un'aliquota fissa. Poi, seppur avessimo voluto fare lo scaglionamento, che non lo potevamo fare, dovevamo andare a verificare gli equilibri di bilancio, perché noi non vogliamo portare fra 5 anni un nuovo dissesto, noi vogliamo risanare le finanze, perché come ha detto lei nel 2015 ha fatto l'operazione, ha avuto ben 4 anni per cercare di sistemare il bilancio, non ci è riuscito, non l'ha fatto, noi ci impegniamo a farlo, per favore, non lo voglio, cioè per favore Valentino mi sta distraendo. Scusate, non ho capito, solo lei poi può distrarre. Si fa distrarre, solo lei? Quindi, tornando a noi, su questa cosa, noi non vogliamo fare praticamente il dissesto fra 4 anni, anzi noi fra 3 anni vogliamo chiudere il dissesto e vogliamo fare negli ultimi 2 anni un'operazione, quello che possiamo fare, dare alle persone che hanno bisogno. Va bene? E su questo chiudo sull'IRPEF, poi parliamo delle altre cose. Quindi dobbiamo votare, procedere all'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF per articoli. Quindi li leggiamo e poi li votiamo, tanto sono appena 3. Articolo 1. Il presente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52,1 del decreto legislativo 15 dicembre 97, numero 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF, di cui è l'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 98, numero 360, nonché l'eventuale soglia di esecuzione in funzione di specifici requisiti reddituali. Chi è favorevole? Articolo 1. Chi è contrario? Chi si astiene? Nessuno. 10-4. Articolo 2. Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, aliquota unica. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1,3 del decreto legislativo 28,
settembre 98, numero 360, dell'articolo 1, comma 11 del decreto legge 13 agosto 2011, numero 138, convertito con modificazione della legge 14 settembre 2011, numero 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è variata nella misura dello 0,8%. Chi è favorevole? Articolo 2, 10. Chi è contrario? 4. Astenuti? Nessuno. Articolo 3. Entrata in vigore. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2019. Punto 2. Di confermare il gettito derivante dalla conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF stabilito con il regolamento di cui al presente comma 2, così come riportato nel bilancio stabilmente riequilibrato 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 51 del 14/8/2019 e adottato anche dalla Commissione Finanza Locale. Punto 3. Di rinviare la presente deliberazione, questo fa parte della delibera, lo possiamo pure evitare. Quindi il punto 3 in effetti indica soltanto la decorrenza dell'entrata in vigore che equivale al 1 gennaio 2019. Chi è favorevole? 10. Chi è contrario? 4. Chi si astiene? Nessuno. Approvati i singoli articoli del regolamento, votiamo l'intera delibera di approvazione dell'intero regolamento per l'applicazione addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2019. Chi è favorevole? 10. È contrario? 4. Chi si astiene? Nessuno. Immediata esecutività. Chi è favorevole? 10. Chi è contrario? 4. Chi si astiene? Nessuno. Approvato anche il punto, ivi compreso la immediata esecutività. Con questo abbiamo chiuso il punto 5. Andiamo al punto 6, ad oggetto imposta unica comunale, IUC, approvazione tariffe tare per l'anno 2019. Prego. Un'altra richiesta? Sempre la stessa. Va bene. Sì, sì. Prego. E la possiamo fare all'inizio per tutte, senza farlo ogni volta, no? Se voglio bene. Sì. Sì, va bene, non preoccupare. No, la votiamo come abbiamo istituzionalmente fatto con i punti precedenti. Quindi votiamo in premessa la questione pregiudiziale al punto iscritto all'ordine del giorno numero 6 del Consiglio Comunale 18/11/2020. No, la votiamo direttamente, no? Chi è favorevole? 4. Chi è contrario? 10. Chi si astiene? Nessuno. Prego, segretario, la mettiamo agli atti. Sì, non si preoccupi. Quindi passiamo al punto 6, imposta unica comunale IUC, approvazione tariffe tari per l'anno 2019. Prego, sindaco. Allora, la prossima delibera. Premesso che con i commi 659 e 725 dell'articolo 1 della legge 147 del 2013 è stata istituita l'imposta comunale IUC. Qui torniamo indietro perché praticamente nel 2019, a differenza del 2020 che abbiamo fatto, c'era ancora la IUC e quindi praticamente dobbiamo parlare di TASI, IMU e TARI. Il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI, i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività non omogenee, potenzialità di produzione rifiuti, la disciplina della riduzione delle tariffe, la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengono conto altresì della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie. Richiamata la delibera del 4 febbraio 2019 con il quale l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario,
Considerato che ai sensi dell'articolo 251,5 del decreto legislativo 267/2000, i comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario hanno l'obbligo di applicare misure tariffarie che assicurano complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio sostenuto e da sostenere, l'avvisata dunque la necessità di deliberare ai sensi dell'articolo 251 del decreto legislativo 267/2000, vista la delibera del Consiglio Comunale numero 7 del 6 marzo 2019 di attivazione delle entrate proprie ai sensi dell'articolo 251 del TUEL, vista la deliberazione del Consiglio Comunale numero 10 del 6 marzo 2019 con la quale si approvavano le tariffe TARI e il PEF 2019, considerato che con nota 234 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato che la norma istitutiva della TARI attribuisce ai comuni, nelle more dell'approvazione della delibera regolamentare di disciplina del tributo medesimo, la piena facoltà di stabilire la scadenza e il numero delle rate del tributo, prevedendo la possibilità di riscuotere acconti sulla base degli importi versati nell'annualità precedente. Acquisiti i pareri dell'articolo 19,1 del decreto legislativo 2000, acquisito il parere agli atti favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria, chiede di deliberare, di dare atto che la presente, che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento, di approvare l'allegato piano finanziario della componente TARI anno 2019, di approvare le tariffe componente TARI dell'anno 2019 come risultati dall'allegato prospetto, di approvare la conferma delle seguenti riduzioni per le utenze domestiche già deliberate nell'anno 2019. Abitazioni con un unico occupante come emergente dalla risultante anagrafica dei soggetti residenti del comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti, riduzione del 30%. Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale ad uso limitato e discontinuo con non superiore a 183 giorni nell'anno solare, riduzione del 30%. Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di 6 mesi dell'anno all'estero, riduzione del 30%. Fabbricati rurali ad uso abitativo, riduzione del 30%. Per le abitazioni occupate da nuclei familiari composti da 2 persone di età superiore a 65 anni in cui il valore ISEE complessivo non superi l'importo di euro 15.000, riduzione del 20%. Nuclei familiari con almeno un componente portatore di HEND, riduzione del 20%. Di approvare le seguenti agevolazioni come previste dal regolamento comunale per le utenze non domestiche: autocarrozzerie 35%, autofficine 20%, autofficine di elettrauto 20%, falegnameria 20%, lavanderie e tintorie 35%, officine metalmeccaniche 35%, tipografie 35%, distributori di carburante 35%, ambulatori medici 30%, ristoranti, pizzerie 30%, barbiere e parrucchiere 20%, maglierie 20%, laboratori artigianali 20%, insediamenti artigianali 20%, industrie di trasformazione 20%, ospedali e case di cura 30%, centri medici, polispecialistici 30%. Di approvare il fatto che tutte le agevolazioni e riduzioni nel regolamento comunale si applicheranno a richiesta dei contribuenti nei modi e nei termini previsti dal regolamento comunale. Di stabilire che il tributo TARI per l'anno 2019 è versato al Comune di Sant'Agata dei Goti tramite modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 97 numero 241 o tramite bollettino di conto corrente postale. Infine, stante l'urgenza, si chiede di approvare l'immediata eseguibilità. Bene. Interventi? Prego. Bene. Perfetto, grazie. Il gruppo Città Nuova vota favorevole. Grazie. Mettiamo in votazione la proposta di delibera ad oggetto imposta unica comunale IUC, approvazione tariffe TARI per l'anno 2019. Chi è favorevole? Chi è favorevole?
10. Chi è contrario? 4. Chi si astiene? Nessuno. Approvato. Maggioranza. Punto 6. La immediata esecutività. Chi è favorevole? 10. Chi è contrario? 4. Chi si astiene? Nessuno. Chiudiamo col punto 6 e passiamo al punto 7. Prego.